Sempre. Chitò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Nossa, Pastorino, Pavan, Pennasi, assente, Pietra, Rivolta, Romagnello, Teormino, Tita Ferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Quali sono assenti? 23 presenti. 23 consiglieri presenti e 2 assenti. Nel frattempo si è presentato il consigliere Pavan e manca sempre il consigliere Caponi e Pennasi. Quindi con l'ufficio di presidenza abbiamo deciso che interviene l'assessore Montrasio. Prego. Grazie Presidente. Innanzitutto ringrazio tutti gli intervenuti in queste 2 giornate per gli stimoli di questa discussione. Doverosamente, prima di considerazioni anche di carattere più generale, passerei a dare alcune risposte che riguardano in maniera più stretta il bilancio e che sono state poste soprattutto ieri. Innanzitutto il tema degli utili di core della distribuzione. Nelle entrate di quest'anno risulta 1 milione circa, relativo alla distribuzione di un dividendo complessivo di circa 2.600.000 euro. È un'entrata straordinaria richiesta dai comuni soci, data la situazione di difficoltà che appunto tutti gli enti locali stanno condividendo. Questa cifra è stata prelevata dalla riserva straordinaria di core ed è una scelta questa che non va ad intaccare né gli accantonamenti per la causa a cui si è fatto riferimento, né la riserva legale, né ovviamente il capitale sociale. Il tema dei costi della polizia locale, per i quali, se non erro, la consigliera Franciosi notava un aumento nelle slide di confronto. Allora, prima di tutto è giusto ricordare che la riorganizzazione del lavoro del Corpo di Polizia Locale non è stata pensata per un risparmio. In ogni caso, come è stato anche anticipato in commissione, rispetto al 2012, la spesa complessivamente intesa per il settore rimane di fatto invariata. È diversa l'allocazione delle voci che vanno a costituire il costo del lavoro. Infatti, la precedente organizzazione richiedeva indennità di turno, maggiorazioni e straordinari che erano però allocati nella funzione 1, quella dove c'è tutto il costo del personale oltre al tabellare, e non nella 3, che invece è la funzione appunto della polizia locale. Quindi, come d'accordi sindacali, il risparmio che si è effettuato su queste voci con la diversa organizzazione è stato reinvestito in gran parte in formazione, acquisto di beni e per il fondo di previdenza integrativa specifico per il corpo di polizia locale. Il tema delle consulenze, sempre giustamente sollecitato dalla consigliera Franciosi, che ha notato sul portale del Comune che sono pubblicati ad oggi incarichi esterni, che sono un concetto un po' più ampio delle consulenze propriamente intese, per un totale di circa 300.000 euro. All'interno dei 300.000 euro ci sono anche incarichi che già sono a valere su tutto l'anno, per cui non è che si moltiplicano naturalmente per il numero dei mesi che rimangono. Gli incarichi si riferiscono a competenze di alto contenuto professionale altamente specialistiche, per le quali all'interno della nostra struttura organizzativa non si dispongono delle competenze necessarie. D'altro canto, non si può prescindere dal fatto che la nostra città ha al suo interno le aree in trasformazione più grandi d'Europa, con la conseguente complessità e una situazione difficilmente gestibile da qualunque ente con l'ordinaria amministrazione. In ogni caso, su ogni incarico esterno viene richiesto preventivamente anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e la spesa per gli incarichi esterni negli ultimi anni è stata notevolmente ridotta. Bisogna specificare poi che
all'interno dalla voce delle consulenze propriamente intese, così come previsto dalle ultime finanziarie, non includono la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, ad esempio, e gli incarichi conferiti ai sensi della legge Merloni. Sul tema dei trasporti, la consigliera Franciosi ha notato che nel bilancio di previsione 2013 sono previsti 700.000 euro circa per il servizio trasporti pubblici, diceva, rilevava, anche se ad oggi non è stato ancora firmato il contratto con il Comune di Milano. Questo importo si riferisce a una previsione di competenza del 2013 ed è una stima necessaria per evitare che quando si firmerà il contratto di servizio con il Comune di Milano, con il quale è in corso un contenzioso, si possa determinare per il nostro bilancio un'alterazione degli equilibri finanziari non avendo accantonato nulla. Rispetto al tema degli investimenti e delle entrate per finanziare le opere, come ho già detto in premessa martedì, ribadisco che le entrate del titolo quarto sono quelle previste dalle convenzioni sottoscritte e dal piano delle alienazioni di quest'anno e dalle alienazioni portate a termine negli scorsi anni e che prevedono rate di pagamenti che vanno a incidere anche su quest'anno e sugli anni futuri. Credo che poi dopo l'assessore Zucchi approfondirà meglio questo aspetto. Rispetto alle questioni più direttamente connesse al bilancio, credo di aver risposto tutto, poi per gli aspetti, come dicevo, di pertinenza degli altri settori interverranno anche i colleghi e le colleghe. Invece passo, permettetemi, a una considerazione direi di metodo. Innanzitutto, consigliera Iosa, ci tenevo a specificare che non sono affatto orgogliosa di aver fatto un bilancio preventivo il 27 di giugno, anzi, Lo sarò quando riusciremo a farlo nei tempi che la logica imporrebbe, e cioè entro il dicembre dell'anno precedente. Tuttavia, rispetto a come si sta comportando la maggior parte degli altri comuni, ritengo comunque che anche questo sia un piccolo ma un buon risultato. Rispetto poi ad altre osservazioni di ieri sera, al fatto che il bilancio non si capisca, che altri comuni sono più trasparenti e così via. Allora, naturalmente andremo a vedere quello che fa Cernusco sul Naviglio, come ci è stato suggerito, perché c'è sempre da imparare, soprattutto dai comuni politicamente a noi vicini. Nel frattempo, però, inviterei i consiglieri a dare almeno un'occhiata alla documentazione prodotta ed inviata a tutti. Ad esempio, nella relazione previsionale programmatica e al suo corposo allegato di quasi 180 pagine, c'è quello che molti di voi hanno chiesto, cioè la scomposizione di ogni funzione nei servizi, una loro dettagliata spiegazione, i progetti che vengono gestiti e il personale che se ne occupa. Tra l'altro, sono state anche organizzate due sedute di commissione e si è data la massima disponibilità degli uffici a qualunque chiarimento tecnico in materia, ma non mi risulta che sia pervenuta alcuna richiesta. Dopodiché sono anche perfettamente d'accordo con la consigliera Franciosi, si potrebbe fare di più e meglio. Il bilancio è un documento indubbiamente ostico e che deve rispettare schemi rigidi, che comunque non ci siamo inventati noi, ma sono dettati dalla legge, e si può sicuramente migliorare anche dal punto di vista dell'impatto comunicativo. Del resto, l'impegno che ci siamo assunti alla redazione del bilancio sociale, che peraltro si fa sul consuntivo e non sul preventivo, risponde anche a questo tipo di esigenza. E allora mi chiedo se forse per questo, perché è difficile, ostico e poco comprensibile, che la minoranza non ha neanche provato a intervenire nel documento con la richiesta di modifiche o emendamenti, o che non abbia nulla da proporre in materia. Accolgo anche l'invito ad un percorso maggiormente condiviso con la Commissione, come ha suggerito sempre la consigliera Iosa. Sicuramente l'avremmo perseguito se solo lo scenario fosse stato un po' meno proteiforme, con modifiche, integrazioni, variazioni delle norme pressoché quotidiane. In queste condizioni qualunque percorso diventa impervio ed accidentato. La discussione sul bilancio naturalmente ha sollecitato anche considerazioni di ordine più generale rispetto alle strategie, ai progetti e alla visione della città. Il consigliere Caponi e altri dicono che a questo bilancio manca coraggio e spinta innovativa. Forse semplicemente il nostro bilancio risponde alla nostra idea di città che coraggiosamente portiamo avanti e che è diversa dalla sua.
Cosa si intende per coraggio e innovazione? Privatizzare i servizi, appaltare tutto quanto? Noi non siamo d'accordo e non è la nostra idea di città. Noi sosteniamo un welfare locale pubblico dove anche il privato sociale trova il suo spazio e il suo ambito d'azione, ma con un presidio forte e non residuale dell'amministrazione pubblica come garanzia per la collettività e per i più deboli. D'accordo, è vero, consigliera Iosa, spesso un approccio più imprenditoriale gioverebbe, ma non ovunque si può fare impresa, né in ogni ambito l'imprenditore privato è motivato ad intervenire. Chiudo su un tema che è stato da più parti ricordato, cioè il tema del lavoro e del rilancio delle attività produttive in città. Su questo tema ovviamente mi sento un po' di giocare in casa. Il rilancio del nostro territorio, renderlo attrattivo per gli investimenti nella città costruita e in quella che verrà, è sicuramente il fattore decisivo per creare lavoro, lavoro di qualità e quindi anche ricchezza per la collettività. Come dicevo l'altro giorno, la leva fiscale spuntata in questo non ci aiuta. Tuttavia abbiamo coinvolto tutte le direzioni del Comune in un progetto di marketing territoriale per la valorizzazione di ciò che Sesto potrà offrire, può e potrà offrire alle imprese. Il distretto dell'energia del Nord Milano, prestigioso prodotto della precedente consigliatura, sta rilanciando in questo senso la sua attività. Il tavolo di lavoro per il commercio di vicinato, ricordato anche dal consigliere Torraco ieri sera, serve a trovare soluzioni e progetti per evitare che i negozi chiudano e per incentivarne l'apertura di nuovi. Nel 2012 abbiamo avuto un saldo positivo di aperture di 12 attività e da gennaio a giugno di quest'anno siamo un interessante saldo di più 31 attività commerciali. Naturalmente i dati vanno monitorati costantemente e probabilmente vanno interpretati e non ci dicono tutto. Tuttavia ci piace pensare che abbiano contribuito a questo anche le nostre scelte in materia di IMU e di fisco locale per il commercio di vicinato. Io adesso darei la parola, se il Presidente... No, ok, darei la parola... Chiudo. Grazie all'assessore Montrasio. La parola all'assessore Cagliani. Buonasera. Buonasera a tutti. Beh, io ringrazio naturalmente chi è intervenuto nel dibattito, anche se ero pronto a un dibattito che durava un po' di più nel tempo e che prevedeva magari qualche intervento maggiore. Comunque, grazie comunque a chi è intervenuto. Io rubo una frase che mi pare che fosse della consigliera Iosa, no? Solo a mo' di cappello su come abbiamo lavorato su questo bilancio, che mi pare che abbia detto: il sentiero delle scelte possibili è strettissimo, no? Ecco, abbiamo lavorato in questa logica, che mi fa piacere che la consigliera Iosa l'abbia in parte condiviso, no? Perché? Perché abbiamo dovuto fare un bilancio proprio in queste condizioni, dove chi detta le regole ci impedisce di poter fare delle manovre di più ampio respiro. E questo ha condizionato naturalmente le nostre scelte, anche se sono risultate ben chiare quali sono le scelte di questa amministrazione comunale, sapendo che in contrazione di trasferimenti allo Stato ed essendo i costi fissi incomprimibili, quelli rimangono, è logico che si riduce la politica dell'amministrazione locale per le scarse disponibilità economiche. Vengo un po' ai temi che mi vedono impegnati con le deleghe. Diciamo che sono stati fatti alcuni passaggi da diversi consiglieri sul tema dello sport e sul tema della casa. Beh, sul tema dello sport, che ha visto un po' il consigliere Nossa, che si è dilungato un po' più di altri, su questo tema è logico che condivideremo insieme, no, le scelte future, anche perché, essendo presidente della Consulta dello Sport, ha titolo quanto mai importante per poter intervenire su questo tema. Certo, gli impianti scontano le difficoltà dovute all'età,
dovute anche forse a una non perfetta manutenzione dei gestori ai quali sono stati affidati in questo tempo, e quindi oggi ci tocca intervenire in modo significativo nelle condizioni date che ricordavo in premessa. Proprio perché le condizioni date sono abbastanza scarse, io forse l'ho già detto in un'altra occasione, lo riconfermo in questa sede, e visto che la scadenza di gennaio 2014 è alle porte, io non vi nascondo che mi sto muovendo in un'ottica metropolitana, visto che già le reti del gas, le reti dell'acqua, le reti eccetera viaggiano a livello metropolitano, e mi sembra quanto mai opportuno che, al di là di che cosa succederà a livello normativo, si apra un dialogo costante con gli assessori di Milano e della cintura di Milano e condividere insieme, in questo caso, una politica sportiva, ma la stessa cosa vale per la politica della casa. Questo lo dico perché questo territorio è da Milano a Lecco, è quasi un continuum, no? Cioè la separazione da un paese all'altro è data dal cartello. Se uno non vede il cartello non si rende conto che è entrato in un'altra città. E quindi sarebbe sciocco da parte di qualsiasi amministratore fare politiche sportive sul proprio territorio locale quando a distanza di 5 minuti a piedi inizia il territorio dell'altro comune dove magari sono stati impiantati impianti sportivi che potrebbero rispondere alla popolazione che non è solo quella del nostro comune, ma che interessa un territorio che si mischia con il territorio del comune vicino. Quindi ho già avuto incontri con l'assessore Bisconti, con i quali condividiamo le stesse sofferenze. Cioè non siamo messi peggio, questo può consolare, di molte altre amministrazioni. L'affermazione che l'assessore Bisconti mi fece in un'apertura di un convegno è che gli impianti sono fatiscenti di Milano. E le premesse, quindi le partenze perlomeno, sono identiche. Poi è logico che Milano ha una serie di strutture e di impianti decisamente superiori rispetto a quelli di Sesto, però se si fanno le proporzioni con gli abitanti, non lo so, se si fa il rapporto fra impianti sportivi e abitanti, anche Sesto ha una sua buona dotazione. E quindi su questo argomento, consigliere Nossa, di sicuro avremo modo di confrontarci sia con gli sportivi per capire bene come gestire gli impianti, ma sia anche con le amministrazioni. Io ho parlato solo di Milano, ma è logico che il confronto lo apriremo anche con Cinisello, Bresso, Cologno e via cantando. È logico che comunque, per quanto riguarda il tema dello sport, alcuni impegni sono stati scritti nel programma del sindaco, e quindi a me compete fare riferimento al programma del sindaco. Nello specifico, visto che è stata citata, c'è l'impianto della piscina Carmen Longo, che oltre che scontare delle precarietà dal punto di vista strutturale, rimanendo aperta solo 50 giorni all'anno circa, diventa poco interessante dal punto di vista economico, dal punto di vista funzionale, e quindi su quello ci stiamo già lavorando. L'altro tema è il tema delle case, che è il tema più angosciante in questo periodo per i motivi che conosciamo tutti benissimo e che io evito di ricordare questa sera. E anche su questo tema, ripeto, voi sapete che il patrimonio pubblico locale è un patrimonio significativo. L'amministrazione comunale è proprietaria di 947 appartamenti più i 1.500 di proprietà ALER che sono sul territorio sestese. Li metto insieme perché naturalmente noi abbiamo la fortuna, avendo un'agenzia ALER sul territorio, di avere buoni rapporti con ALER, cosa che non succede ad esempio a Milano, e che quindi le assegnazioni delle case vengono fatte direttamente dall'amministrazione comunale. Quindi noi giochiamo nell'assegnazione delle case su un patrimonio che è dato da 947 più 1.500 su 2.000 erotte case. Questo ci ha consentito finora di far fronte agli sfratti che sono in forte aumento,
e mi auguro che la cosa possa anche continuare in futuro. Comunque, visto che il tema è di particolare importanza e in questi momenti di tensione sociale, visti alcuni episodi successi sul territorio nazionale, l'allarme da parte nostra è ancora maggiore, è logico che i passi messi in campo sono 1001. Io vengo non più tardi di ieri sera, di ieri pomeriggio, da un incontro con il prefetto di Milano, al quale abbiamo partecipato in rappresentanza dei 33 comuni dell'Interland di Milano, insieme all'assessore alla casa di Milano e con le parti sociali, e abbiamo chiesto al prefetto di Milano la possibilità di graduare gli sfratti, vista l'impossibilità di sospenderli, interromperli, impedirli. Abbiamo chiesto la possibilità di poter graduare o di avere ufficiali giudiziari che siano particolarmente sensibili e attenti. Noi abbiamo anche la fortuna di avere un ufficiale giudiziario che su questo è particolarmente sensibile e attenta, e quindi approfitto dell'occasione per ringraziare anche l'ufficiale giudiziario. È logico che in quella sede ieri è presente anche la Regione, è presente il direttore Haller, abbiamo anche parlato di altri temi che riguardano la casa, e non, un tema importante è il tema delle case sfitte, perché se la casa è un diritto, come dicono i sindacati, io condivido anche questo slogan, la casa sfitta è un delitto in presenza di queste situazioni. E con la Regione ci sono arrivate delle proposte interessanti di contatti con... Quando si parla di proprietari delle case si immagina sempre il piccolo proprietario, ma il rappresentante della Regione disse: guardate, per incontrare i proprietari delle abitazioni basta parlare con Banca Intesa, perché è logico che andresti ad avvicinare non certo il piccolo proprietario di casa che l'ha ereditata dal padre o dal nonno, ma vai a parlare con quei gruppi immobiliari che hanno corpi significativi di case. Per quanto riguarda il nostro territorio sappiamo benissimo quali sono i personaggi a cui potersi riferire, però visto che c'è questa disponibilità del prefetto, visto che c'è questa disponibilità della Regione e di Haller, è logico che ci auguriamo che il percorso, questo percorso sia facilitato. Una cosa che era stata detta, mi pare, dal consigliere Caponi in particolare, dove aveva accennato alla necessità che la casa pubblica fosse una risposta temporanea al momento del bisogno. Io condivido in pieno questa affermazione, che la casa pubblica dovrebbe tornare e rispondere al bisogno. Ma quando la legge regionale numero 27 mi dice che hanno diritto ad avere la casa pubblica la persona che ha un reddito ISEE di 35.000 euro, voi ditemi come si fa a turnare. È difficile che io possa dire a una persona: lascia la casa perché non ne hai più diritto, se la legge regionale è questo. E siccome noi rispondiamo prima di tutto alla legge regionale, in questo caso qui mi sembra difficile poter attivare questo percorso. L'altra cosa è: se sempre la legge regionale dice che chi ha oltre i 70 chilometri dalla propria abitazione proprietà non può assolutamente essere allontanato. Abbiamo avuto casi di persone che avevano case a Stintino, ma essendo oltre i 70 chilometri dalla città di Sesto avevano il diritto di risiedere nelle case pubbliche. Questa è la legge regionale 27. Tra parentesi, non ve lo nascondo, siccome questo naturalmente lo dico non per spirito di polemica, ma perché mette in difficoltà a me nella gestione delle case pubbliche, l'abbiamo sollevato al gruppo regionale che abbiamo incontrato, nella persona della Castellano, Rosati, eccetera, chiedendo di intervenire a modifica, un emendamento, a rivedere una legge, a metterci mano comunque, perché oggi come oggi, con queste due sole cose che vi ho citato, diventa impossibile perseguire il principio al quale io stesso credo, che la casa pubblica dovrebbe rispondere temporaneamente al momento del bisogno del nostro cittadino. Grazie. Grazie all'assessore Cagliani. Adesso la parola all'assessore, l'assessora Perego. Prego. Grazie Presidente. Ringrazio anch'io tutti i consiglieri per gli interventi di queste sere.
Mi prendo pochi minuti per rispondere ad alcune riflessioni proposte in queste sere, partendo dalla richiesta e dalla segnalazione della consigliera Landucci di ulteriori chiarimenti in merito al servizio 4 della funzione sociale fatto già durante la commissione consigliare. Tutti sicuramente avrete avuto modo di vedere e di studiare ampiamente l'allegato alla relazione di bilancio previsionale che prevede e che indica la composizione dei vari servizi della funzione sociale, tra cui il servizio 4 che è indicato come assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi e che in quella relazione viene declinato dettagliatamente nei progetti e nella descrizione di questi. Vale però la pena ribadire qui anche per spiegarlo meglio qualora qualche informazione fosse sfuggita che si tratta di una voce estremamente composita, io direi trasversale su tutte le aree di intervento del settore sociale. Su un totale di 3.849.000 euro, ad esempio un terzo circa è spesa di parte del personale del settore sociale, mentre un altro terzo rappresenta interventi di assistenza nell'area della fragilità sociale e della non autosufficienza. Faccio degli esempi. Il Fondo di solidarietà per il lavoro, che impatta sull'area adulti, l'assistenza domiciliare, il servizio dei pasti caldi a domicilio e il telesoccorso, che invece riguardano l'area anziani. I contributi e sussidi che rappresentano una voce tanto importante quanto più forte è la crisi economica e l'impatto di questa non solo in termini economici ma anche e soprattutto sociali. Un'altra voce importante di questo servizio 4 è quella relativa agli interventi semiresidenziali sui minori, perché questo è stato uno di quei casi in cui si è lavorato in termini di efficienza e di aggregazione dei servizi, sfruttando per la prima volta sul territorio di Sesto uno strumento giuridico che altrove invece è davvero molto diffuso, che è quello del bando di coprogettazione tra l'amministrazione comunale e le realtà del territorio. Per rispondere invece al consigliere Caponi, in merito all'importanza del dialogo con le associazioni, io direi che già questa è la cifra di quanto per noi il territorio e le associazioni siano un interlocutore fondamentale già nella fase di programmazione. Lo sono ormai da 10 anni e continueranno a esserlo grazie a quello strumento che è il piano di zona. È lì che sono state individuate le priorità del territorio. E lì però la cosa più importante è che non solo sono state individuate, ma sono state condivise tra l'amministrazione e il territorio stesso in un dialogo forte e ormai consolidato. È ovvio poi che i servizi del settore sociale, da un punto di vista finanziario, siano rappresentati anche nelle altre voci economiche da PEG. Voglio dire, nel servizio 4 abbiamo gli interventi semiresidenziali sui minori, ma il servizio 1 è tutto dedicato agli interventi sui minori, sugli adolescenti, oltre che su tutta l'area della prima infanzia con gli asili nido. Oppure nel servizio 4 citavo l'assistenza domiciliare, i pasti caldi, ma c'è tutto il servizio 3 che riguarda invece la residenzialità e la semiresidenzialità degli anziani. Si è parlato poi di scelte forti e coraggiose. Bene, per noi scelte forti e coraggiose sono anche il dare stabilità e garanzia di continuità di alcuni servizi. Sappiamo che forse non sempre è così. Altre città, faccio un esempio, Parma, hanno tagliato il sociale fino al 5%. Noi capiamo la difficoltà dei colleghi amministratori, ma per noi le scelte forti e coraggiose sono altre. Rispetto al giusto richiamo, invece, alla costante attenzione in termini di efficacia ed efficienza dei servizi che giustamente avanzava la consigliera Landucci, va detto che come amministrazione ci si è posti degli obiettivi, quale la revisione dei regolamenti di accesso ai servizi e alle prestazioni, con l'intento di rispondere sempre meglio ai bisogni della città, il che è un imperativo reso ancora più categorico dalla crisi attuale. Due battute rispetto al tema caldo della refezione scolastico. Allora, più che due battute, io direi due dati che il Consiglio Comunale ha in mano. Entrate in linea con lo scorso anno, come da delibera approvata ad aprile, e copertura da bilancio comunale del 34% circa del costo pasto. Tradotto in euro significa 1.700.000 euro con cui l'amministrazione comunale si fa carico dei pasti dei bambini nelle mense scolastiche. Nulla è cambiato rispetto a 2 mesi fa e alle tariffe presentate,
condivise, anche se non tenuti a farlo, col Consiglio Comunale, ritenendo fondamentale il confronto e la trasparenza con il Consiglio stesso. Nulla è cambiato se non l'avvio di un percorso con la cittadinanza e la proposta da parte dell'amministrazione di istituire un tavolo dei comitati dei genitori, perché quel tavolo possa diventare il luogo di confronto e di condivisione sulle scelte politiche nell'ambito della scuola e dell'educazione in città. Questa scelta noi la rivendichiamo con forza e con orgoglio, perché amministrare significa anche assumersi la responsabilità di un dialogo, non sempre facile, a volte anche faticoso, ma che vale sempre la pena intraprendere. Anche questa è una scelta forte e coraggiosa. Grazie Assessore Perego. La parola all'Assessora Innocenti. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutte e tutti. Ma io direi soltanto, vorrei dire soltanto questo, vi cito tre eventi. God of Metal, Rock in Hydro e Heineken Jamming Festival, che si svolgevano a Milano, alcuni anche, come dire, da lunga data. Il God of Metal si svolgeva dal 97, Rock in Hydro dal 2005, Heineken Jamming Festival, avrete visto quasi tutti i cartelloni pubblicitari enormi sulla metropolitana, non si sono svolti nel 2013, perché il 2013 è stato un anno, ed è purtroppo un anno di grave crisi, che ha fatto sì che l'offerta culturale e musicale in una città grande come Milano abbia avuto questi tre grossi momenti che hanno chiuso. E invece il Carro Ponte a Sesto sarà aperto dal 29 maggio a metà settembre. Con quale cartellone? Musica, cultura, incontri culturali, nel senso di presentazioni di libri e altro, e politici. Tutti a prezzi assolutamente contenuti, non sopra i 25 euro. 25 euro Patti Smith, che non ho bisogno, credo, di ricordare in questa sala chi sia. Quando io ho chiesto ad Arci Milano, che gestisce per noi questo spazio, che al Comune non costa assolutamente nulla, che gestisce per noi questo spazio, come avete fatto a avere Patti Smith, felicissima di poter andare a sentire al Carro Ponte Patti Smith dopo che c'ero andata nel 79 a Bologna, mi hanno detto perché l'Arconati Festival ha chiuso, altrimenti Patti Smith, diciamo, con un po' di, forse di snobismo, avrebbe preferito andare all'Arconati, al Festival di Villa Arconati, come era già stata qualche anno fa. E invece, per fortuna, mi verrebbe da dire nostra, l'abbiamo al Carro Ponte. Ma potrei citare altri nomi, in ambito italiano Roy Paci, Francesco Baccini, The Travis Blues Band, Max Gazzè, Neffa, i Modena City Rambles. Abbiamo un nome che è forse non conosciuto ai più, ma vi invito ad andare il 6 luglio a sentire Glenn Hazard, perché nel 2006 ha vinto l'Oscar per la migliore colonna sonora con un film molto bello che si chiamava Once. Quindi direi di alto livello l'offerta musicale. Il teatro, dirò solo due nomi, Ascanio Celestini e Marco Paolini, a 12 euro. E la sera che c'era Ascanio Celestini, malgrado i 12 euro, per dire quanto la crisi sia forte, come dire, il pubblico non era numerosissimo, perché ormai 12 euro, cioè c'era tanta gente, ma non tanta quanto mi sarei aspettata, perché ormai 12 euro, come dire, fanno la differenza. E però non è solo questo, il Carro Ponte è stato anche il luogo nel quale, grazie ad Arci Milano, si è svolto il 2 giugno, a mio avviso, più bello che la Repubblica Italiana potesse immaginare. La Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza, è nata perché i diritti fossero riconosciuti a tutti gli esseri umani, e cioè quello che abbiamo chiamato Sesto Senza Frontiere, e quello che ha fatto sì che sia stata data la cittadinanza onoraria a tutti i bambini e le bambine nati in questo paese dai genitori anche non italiani. Allora intendo dire che è un luogo fra l'altro che voi tutti conoscete bene, essendo tutti cittadini sestesi o qualcuno di adozione ormai. È un luogo che dove si trova, se non fosse animato sia da Archivio Sacchi e dal MIL ed estate dal Carro Ponte, avrebbe dei seri problemi di quello che chiamiamo il degrado, luogo insicuro, luogo di abbandono, eccetera, eccetera. Invece noi di quel posto, che fra l'altro ha una bellezza e una capacità, come dire, evocativa,
innovativa già di per sé, quando la sera è tutto illuminato di rosso, abbiamo fatto un luogo, come dire, che la città metropolitana di Milano, ma non solo, io ho incontrato l'anno scorso giovani che venivano da Trento piuttosto che da Bergamo, piuttosto che da altre province, ma anche da altre regioni, è un luogo in cui si fa cultura, si fa musica, si fanno incontri culturali che richiamano appunto pubblico giovane e non solo, dalla città metropolitana e dal resto d'Italia. Quindi io direi che, come sempre, tutto si può migliorare. Il cartellone la programmazione segue delle linee che l'amministrazione comunale e ARCI hanno condiviso. Risente quest'anno in parte anche della crisi, infatti nel mese d'agosto, come dire, sarà un po' più ristretto che gli anni scorsi, però vi dico soltanto che nel 2012 ci sono stati 107 concerti con oltre 150 artisti da più di 20 paesi. Quindi io direi che chiaramente, no, possiamo insieme migliorare anche questa offerta culturale, siamo aperti a qualsiasi sollecitazione ci possa venire e che noi possiamo raccogliere, ovviamente che sia dentro la nostra idea di cultura e di offerta culturale, però credo che non si possa non riconoscere quanto sia di alto livello e di grande importanza quello che avviene al Carlo Ponte fra maggio e settembre per il quarto anno di fila. Grazie. Grazie all'assessore Innocenti. Adesso la parola all'assessore Zucchi. Prego. Sì, grazie, buonasera. Prima di tutto devo iniziare con una difesa. L'ingegner Zuccoli è sufficientemente cresciuto per difendersi da solo, anzi da me si difende molto bene, ma non avendo diritto di replica mi sento in dovere di farne le veci. L'altra sera, martedì sera, l'ingegner Zuccoli non ha detto mi son dimenticato di fornire i dati delle alienazioni. Ha detto non ricordo di aver promesso di dover fornire i dati. Allora, semplicemente perché l'ingegner Zuccoli non era in commissione. Quindi in commissione difficilmente avrebbe potuto promettere non essendoci. Ma tutti i commissari possono testimoniare il fatto che l'ingegner Zuccoli non fosse in commissione. Tabella delle alienazioni che questa sera vi ho fatto fornire, in commissione non avevamo fornita perché parlando delle alienazioni del 2013 avevamo detto che nel 2013 sarebbero andati in alienazione 10 appartamenti che abbiamo sparsi in edifici, vale dire uno in via Tino Savi 40, due in Saint-Denis 9 e 7 in via Livorno, non era il caso di preparare, avevamo già detto che c'erano questi 10 appartamenti, però visto che da più parti ci è stato chiesto di dare un resoconto dei 3.775.000 delle alienazioni, vi abbiamo fornito una tabella divisa in tre. La prima parte sono le alienazioni già autorizzate dal Consiglio Comunale in anni precedenti, alienazioni che hanno comunque delle manifestazioni di interesse. La seconda parte della tabella sono le previsioni di incasso 2013. Per le alienazioni degli anni precedenti che andremo a incassare quest'anno. Io in commissione avevo detto di ricordare circa 1.100.000, invece è 1.340.000, 1.100.000 la solaria di via Edison. Poi la terza parte della tabella sono i 10 appartamenti ERP che abbiamo deciso di mettere in vendita quest'anno. Gli inquilini sono stati tutti comunque contattati, gli è stato già annunciato che chiederemo loro l'interesse, la manifestazione di interesse per l'acquisto degli appartamenti di cui sono locatari e vedremo. La somma dei beni in vendita porta a 4.200.000 euro. Nelle nostre previsioni abbiamo indicato 3.775.000 perché prudenzialmente, probabilmente non tutti i locatari degli appartamenti ERP decideranno di acquistare, quindi prudentemente siamo rimasti sotto soglia. L'ultimo punto, noi non vendiamo perché non siamo capaci di gestire il nostro patrimonio, noi vendiamo perché siamo costretti
a vendere il nostro patrimonio, perché dal 2008 ad oggi, con le rimesse dello Stato che diminuiscono, se non vogliamo andare ad aumentare la pressione fiscale, è chiaro che ve lo sapranno spiegare meglio l'assessore Montrasio e il sindaco, però se è vero, se abbiamo non inciso per oltre 1 milione di euro di IMU agli commercianti, da qualche altra parte questi soldi devono pure entrare. Ma altre no. Quindi credo di aver finito. Quindi non è che non che vendiamo perché non siamo capaci di gestire. Siamo capaci, dobbiamo vendere. Dobbiamo vendere semplicemente perché altrimenti il bilancio non riusciamo a farlo quadrare. Grazie all'assessore Zucchi. La parola alla consigliera Landucci come relatrice di commissione. Prego. Grazie Presidente. Io credo che questa discussione abbia confermato quello che avevamo detto come relatore, direi anche il relatore di maggioranza aveva detto la stessa cosa, cioè che è un bilancio che si confronta con una difficile situazione finanziaria, in cui io credo che forse bisogna anche guardare non solo le difficoltà proprie, anche le difficoltà altrui e anche i servizi altrui, perché è vero che il Comune dà molti servizi, però non è che possiamo dimenticare come altri enti eroghino servizi forse ancora più numerosi e quindi anche molto costosi, quindi non è pensabile che non ci siano tagli ovunque, perché io basta pensare al diritto alla salute. Il diritto alla salute è in capo alla regione, quindi è chiaro che sono finanziamenti regionali. La scuola è in capo sostanzialmente allo Stato. Nessuno sembra ricordare che ogni bambino della scuola elementare costa alla collettività 6.000 euro all'anno. Quindi una classe di 20 bambini costa 120.000 euro che vengono tutte dalla finanza ministeriale. E questa cifra si alza via via che ci alziamo con il livello scolastico. Credo che uno studente universitario costi alla collettività, a prescindere dalle tasse che paga, intorno ai 10-12.000 euro all'anno. Quindi questo per dire, no, quando si tagliano solo i comuni, si tagliano tutti, ma se tagliassimo gli altri taglieremmo davvero nel sangue, nella carne della gente. Se non poi quando parliamo, visto che adesso siamo tutti molto coinvolti nei problemi della giustizia, la giustizia costa il 4% del bilancio statale. Quindi anche questo è un servizio di grande costo e che nulla a che vedere con le casse comunali. Quindi stiamo attenti, perché il dire che si taglia solo agli enti locali perché sono, e loro sono gli unici fornitori di servizio non è vero. Anzi, devo dire che da un punto di vista oggettivo quello che diceva ieri qualcuno, che non c'è stato federalismo, che non mi ricordo chi è che l'aveva detto, forse l'assessore, ecco, purtroppo il federalismo non c'è stato nella devoluzione delle responsabilità. È tutto ancora in capo allo Stato. E quindi è evidente che il grosso dei servizi e il grosso delle tasse non può che andare allo Stato. Perché è lì che noi attingiamo il grosso dei nostri servizi. E sono servizi spesso dati alla cittadinanza sostanzialmente a costo zero. Sostanzialmente a costo zero. Il bambino delle elementari paga 0 euro per frequentare le elementari. E così è un ragazzo delle superiori, cioè di una scuola non dell'obbligo, paga meno di 100 euro all'anno di tassa di iscrizione. Quindi questo per dare anche allo Stato quelli che sono i pesi. Dopodiché è vero quello che diciamo, cioè che nessuno è capace di razionalizzare. E qui in effetti basta vedere una delle tabelle che io ho guardato della relazione previsionale che ci avete offerto, una delle torte molto belle che c'erano, mi pare intorno a pagina 30, adesso non mi ricordo, dove si vede che voi, che il Comune di Sesto eroga servizi pari al 52% delle sue spese correnti, il che vuol dire che il resto, cioè il 48%, è costo di gestione. Non è poco. Forse lì si potrebbe migliorare.
Questa è una torta che avete fatto voi, quindi non è, cioè, non è una mia osservazione. Prestazioni di servizio 52%. Qui ci sono, secondo me, margini di ottimizzazione. E questo vale anche, direi, per la spesa sociale, dove secondo me forse si può cercare di razionalizzare il mare magnum di cooperative, onlus e cose che bisogna monitorare con attenzione, perché a volte, come dire, le spese sono su queste e non so cosa poi di fatto sarà la ricaduta reale, perché anche lì bisogna considerare questo, perché se io pago una cooperativa e quindi metto questa cooperativa nella mia prestazione di servizi, bisogna vedere quanti sono i costi della cooperativa e poi cosa va all'utente finale, perché è chiaro che questa cifra tende a diminuire ancora, quindi facciamo attenzione, perché questo altrimenti rischiamo di fare come la FAO. Questo soltanto la FAO non interessa, il Consiglio Comunale, non nessuno è colpito, in cui il costo della prestazione, cioè il costo per arrivare a prestare il servizio, è il 75% del bilancio. Quindi forse converrebbe chiudere a questo punto, secondo me. Quindi io credo che qui ci siano ampi spazi di miglioramento. Quanto poi a quello che dicevano Foggetta e Romaniello, cos'ha di politico una relazione di tutto? La relazione di minoranza si fa quando si vuol fare politica su una delibera, perché loro, voi sapete benissimo come tante volte la relazione di minoranza non c'è. Quando la delibera, noi la consideriamo una delibera oggettivamente, non dico che poi voteremo a favore, magari votiamo anche contro, ma riteniamo che non sia una delibera in cui ci sia da fare un esame preliminare, non facciamo relazione di minoranza. Quindi è chiaro che è politica la relazione di minoranza, ma è politica anche la relazione di maggioranza. Nella sua asetticità vuol dire che il consigliere di maggioranza si è, come dire, allineato alle posizioni espresse dall'assessore. Anche questa è politica. Cioè, questo bisogna chiarircelo una volta per tutte. La relazione di minoranza è politica, perché se uno vuole un report adesso va a sentire l'audio e ci risparmiamo la fatica sia della relazione di maggioranza che della relazione di minoranza, e così abbiamo risparmiato tempo e anche il nostro udito. Quindi questo perché vorrei evitare di sentirmelo dire a me o a qualunque altro collega faccia relazione di minoranza, queste, diciamo così, queste osservazioni pesanti, inutilmente pesanti. Noi non facciamo mai osservazioni sulle relazioni di maggioranza. Ne pensiamo bene, male, mezzo e mezzo. Ma sono relazioni di maggioranza che il relatore ha diritto di fare. Le faccia tranquillamente. Noi non facciamo i maestri dei relatori di maggioranza. Desideriamo non avere maestri per i relatori di minoranza. Questo va. E poi maestri, come dire, io si conoscono grandi maestri e piccoli maestri, eh? Poi i maestri autonominati spesso sono molto pericolosi, compresi i maestri che ci citano in un momento in cui forse è una citazione, forse bisognava essere pericolosa, Lula in Brasile, mi pare che di guai ne abbiano tanti. Cioè citare il paradigma mi pare che sia accaduto in un momento poco felice per il paradigma medesimo, poveretto, mi dispiace per lui. Quindi in questo senso io credo che bisognerebbe poter discutere di più e non, in questo io condivido molto quello che è stato detto Caponi, Franciosi, Aiosa, ma purtroppo credo che loro sia uno slancio dovuto ancora, come dire, all'entusiasmo dei neofiti. Cioè la speranza di poter collaborare. In realtà è evidente che quello che voi auspicate anche per questa parte è stato fatto di là, ma non qui. Viene fatto in stanze diverse. Cioè è chiaro che questo bilancio è anche il frutto giustamente di una lunga discussione tra le varie componenti della maggioranza, in cui ciascuno ha tirato dalla propria parte a seconda dei propri legittimi interessi. Ma noi siamo esclusi. Cioè perché è indubbio, e questo che è un'amministrazione sostanzialmente monolitica, e qui mi ci perdoni assessore, è come dire, accetta la collaborazione degli altri
quando questa collaborazione è allineata. Ne abbiamo avuto un esempio molto chiaro alla Bergamella, no? Cioè, quando la popolazione, la gente, gli elettori, i cittadini, quello che sono allineati, vanno bene. Ma se non sono allineati, non vanno bene. Quindi è chiaro che non c'è una ricerca di osservazioni vere. C'è la ricerca di sentirsi dire quello che si vuole. Oppure, come dire, che si passa, si fa da cinghia di trasmissione dall'alto verso il basso. E questo bilancio ne è una prova. Nella sua sostanziale normalità, perché mi sembra che anche l'assessore Montrasio abbia detto, che l'ha detto prima in commissione anche la dottoressa Orzetti, come dire, per gli investimenti abbiamo messo lì quattro cifre sperando che arrivino, se non arrivano non faremo niente, perché è chiaro che solo quando ci saranno dentro questi soldi, per cui adesso già così abbiamo messo solo 10 milioni di euro, però arriverà quello che arriverà e poi vedremo cosa fare. Quindi io sto parlando solo del bilancio di spesa corrente, che è l'unico bilancio che c'è. Ed è un bilancio che secondo me ha grandi margini di razionalizzazione sulla base di quella torta, che invito a farsi diventare la propria stella polare. 52 servizi, 40... la torta l'hanno fatta loro, 48... Deve concludere, per favore, consigliere Romaniello. Qui bisogna aumentare la forbice a favore dei servizi. Grazie. Grazie alla consigliera Landucci. Ha chiesto la parola il relatore di commissione, consigliere Vavassori. Prego, ne ha facoltà. Grazie, signor Presidente. Ma velocemente volevo toccare alcuni temi. Rispetto al tema del piano delle opere, la legge prevede che esso venga redatto dai comuni entro il 15 di ottobre. Ovviamente questo da un lato mette in difficoltà gli enti locali, perché in un quadro economico sempre più difficile e incerto diventa assai complicato predisporlo e rispettarlo al 100%. Ma è altrettanto vero che permette di costruire e dare concretezza alle amministrazioni rispetto alle linee da perseguire. Accanto a questo strumento vi è il piano delle alienazioni. Consigliera Landucci, lei sostiene che è un piano che può portare poche risorse, e credo che sia abbastanza evidente sotto gli occhi di tutti l'andamento del mercato legato al mondo edilizio. Non dimentichiamo che il mondo edilizio è praticamente fermo. Ieri sera si è parlato di bilancio fotocopia. Beh, vorrei che fosse chiaro che le nostre amministrazioni hanno fatto una scelta molto forte, ovvero investire nelle scuole, perché riteniamo che la scuola pubblica sia un bene della comunità e di conseguenza si è scelto in questi ultimi 10-15 anni di investire le risorse nella ristrutturazione, nell'adeguamento alle norme dei nostri edifici scolastici e per fare questo, viste anche e soprattutto le sempre minori risorse economiche, è chiaro che non si può pensare che in uno o due anni si arrivi al completamento. Noi siamo convinti che dare ambienti sicuri, adeguati e per quanto possibili anche belli ai ragazzi e alle ragazze della nostra città sia importante anche a costo di fotocopiare, come sostiene qualcuno, scegliere di non fare altri mutui e di investire risorse nella scuola pubblica è una scelta politica. Noi lo abbiamo scelto, lo seguiamo e lo sosteniamo. Ieri è stato toccato il tema di Bibbona. Non abbiamo nessuna difficoltà a ribadire quanto detto anche in commissione. La ristrutturazione sarà possibile solo a fronte di un finanziamento della Regione Toscana, finanziamento che la Regione ha di fatto già detto di darci solo se altri comuni rinunciano. E quindi, visto la situazione attuale, bisogna anche essere realisti nell'affermare che quei soldi ad oggi non ci sono. Cosa fare? Non lo sappiamo. Quale futuro dare a questo patrimonio? Tante domande. Non so, io posso lanciare una proposta. Magari pensiamoci insieme affrontiamolo in commissione, affrontiamo la questione e proviamo a trovare una soluzione. Tema della mensa. Innanzitutto chiariamo che non è la trattativa sul costo del pasto una trattativa tra privati, ma è una trattativa avvenuta con regolare bando e il costo dell'amministrazione del pasto a Sesto non differisce radicalmente da altri comuni. Teniamo anche conto poi che a Sesto da anni abbiamo scelto di introdurre, adottare e chiaramente sostenere il bio. Chiaramente la qualità maggiore ha anche un costo maggiore. Tema del carro ponte. A fronte di comuni che spendono decine di migliaia di euro per iniziative estive, avere un fiore all'occhiello come il carro ponte è sicuramente molto vantaggioso.
in quanto la struttura, grazie a un accordo tra privato e pubblico, offre alla città una serie di benefit di cui godono i nostri cittadini e i cittadini anche di altri comuni che giungono da noi proprio per la bella qualità di cui prima parlavo. Consigliere Caponi ieri parlava di come poco incentivato il privato sociale e vorrei invitare il consigliere Caponi a fare una mappatura dei servizi, perché si renderà conto di come la nostra città da diversi anni ha introdotto e incrementato la collaborazione con il privato sociale. Rispetto alle osservazioni sempre mosse dal consigliere Caponi in merito al giro della giunta nei quartieri, lo inviterei a leggere le mail oltre ai giornali, perché sicuramente avrebbe evitato di dire che non siamo stati informati, visto che lo staff del sindaco ha mandato l'invito ufficiale a tutti i consiglieri comunali. In merito alla presenza dei cittadini, beh, qui vi sono due pesi e due misure. Qualche sera fa avevamo gli spalti pieni di cittadini del comitato, di soci delle cooperative, di persone che avevano acquistato la casa nel complesso della Bergamella. Quella era una platea giustamente meritevole di attenzione e rispetto, tant'è che siamo rimasti in consiglio fino a notte fonda. Nei giri, che io ho personalmente seguito fino all'ultimo, hanno visto, ad esempio nel quartiere 4, la presenza di 70 persone che si confrontavano con il sindaco e la giunta. Beh, io non credo che né uni né gli altri possano essere considerati poca presenza. Si è anche parlato di bilancio poco fantasioso. Beh, siccome sono abituato per lavoro a trattare con i numeri, dico che la fantasia poco ha a che vedere con i numeri, semmai con le strategie che li accompagnano. Ma non credo che si possa parlare di comuni coraggiosi limitrofi, come accennava il consigliere Caponi, senza sapere quali sono questi comuni coraggiosi limitrofi. Ho apprezzato quando la consigliera Franciosi ha citato un comune, facendone nome e cognome, come termine di paragone. Almeno sappiamo dove guardare, fatto salvo poi che a consigliera Franciosi magari le sono sfuggite le 170 e passa pagine di relazione. Sul tema delle farmacie, beh, come detto ieri non ne avevo parlato per le ragioni espresse, però visto che negli interventi è uscito, mi corre obbligo dire oggi che ritengo la scelta del sindaco una scelta di assunzione di una grande responsabilità di fronte a una situazione grave. Credo che non si potesse prendere una decisione migliore di quella assunta. Concludo con un'osservazione che colgo dalle parole dell'assessore Cagliani di questa sera, quando diceva che si sarebbe aspettato un dibattito più ricco. Francamente è vero, ce lo saremmo aspettati probabilmente anche noi. Un dibattito più ricco. Addirittura il gruppo misto, la consigliera Landucci, non ha utilizzato il suo tempo a disposizione e ha perso ben quasi 3 minuti della controrelazione per spiegarci come funzionano le relazioni. Evidentemente non c'erano molti motivi sul bilancio di cui discutere. Accanto a questo devo far notare come il PDL, che era il partito di minoranza maggiore, dopo aver perso il loro candidato sindaco, non ha partecipato a nessuna delle due commissioni e tantomeno è intervenuto nel dibattito in aula, nell'atto più importante che un consiglio comunale compie. Questo silenzio evidenzia chiaramente una crisi al loro interno. Grazie. Grazie al consigliere Vavassori. Chiude il dibattito il sindaco Monica Chittò. Prego. Grazie Presidente, buonasera. Allora, non mi sono preparata un intervento preordinato, ho seguito con attenzione gli interventi di tutti i consiglieri comunali e le relazioni di questa sera, per cui andrò un po' senza magari un apparente filo logico, però volevo puntualizzare su alcuni argomenti. Allora, veniva adesso detto dalla consigliera Landucci che questa situazione difficile da un punto di vista economico di tagli non riguarda soltanto i comuni non sono gli unici, è vero, ma a noi compete governare una città e quindi guardiamo quelli che sono i tagli che arrivano ogni anno puntualmente come una mannaia sui comuni, però è anche vero che questi tagli dai cittadini vengono sentiti di più
perché ogni taglio che viene a livello superiore, il cittadino non fa tanta differenza se è il ministero piuttosto che la regione, piuttosto che la provincia, piuttosto che non so chi a tagliare. Alla fine, siccome il servizio parte dal territorio, arriva dal sindaco, arriva dall'assessore, molte volte si rivolge anche ai consiglieri comunali. Quindi è per quello che noi parliamo di comuni come fronte di resistenza e di confronto anche molte volte pesante con i cittadini in un momento di grande difficoltà. Si parlava ieri sera, la consigliera Franciosi ha detto questo è un bilancio di mantenimento, vero? Questo è un bilancio di mantenimento e lo dico con orgoglio. Perché ci vuole coraggio in un momento come questo a riuscire a mantenere e anche a rinunciare ad alcune cose, ma l'idea di città che abbiamo viene mantenuta, ci vuole del coraggio in questo momento a mantenere questa normalità. Ed è un peccato però, sono d'accordo, è un peccato perché questa situazione non permette, come diceva adesso il consigliere Vavassori, di sognare, di avere una strategia. Non consente a chi amministra e a chi tutti i giorni vive a fianco dei propri cittadini con dei bisogni che sono in continuo mutamento. Non consente di sperimentare nuove soluzioni. E chi se non un'amministrazione pubblica può sperimentare? Perché poi magari altri questi servizi possono anche viaggiare con le loro gambe. Ma chi se non un'amministrazione pubblica lo può fare? Questo si sta creando una sorta di discrasia tra servizi che vengono forniti, che stavano, come dire, al passo con tempi quando sono stati sperimentati e poi sono diventati strutturali, adesso che abbiamo un mondo in continuo cambiamento, con stili di vita differenti, e non riusciamo a star dietro a queste continue innovative richieste di bisogni che i cittadini ci fanno. Certo, noi abbiamo un'idea di città diversa. Abbiamo un'idea di città in cui molti servizi crediamo debbano essere non esclusivamente ma prioritariamente seguiti dal comune. Questo motiva quella lettura della torta che diceva la consigliera Landucci. Se un'amministrazione comunale vuole esternalizzare completamente gli asili nido, vedete come già, come dire, la parte dei servizi aumenta, diminuisce la parte del personale. Quindi questa è una lettura politica, su cui ci possono essere legittime differenze. Noi la pensiamo in un modo, la pensiamo in questo modo, ma non vuol dire, come abbiamo già dimostrato negli anni, che poi dopo non abbiamo la capacità di relazionarci con chi sul territorio fa egregiamente molto bene un lavoro di assistenza educativa, partendo però da modelli che sono nati nel comune di Sesto. Quindi noi crediamo in un pubblico che sia forte nell'offerta, non sia esclusivo e che sia capace di fare anche regia. Consigliere Capone, mi spiace, stasera non c'è, so che ha un problema personale, quindi avrà modo comunque di sentire la registrazione, lo citerò un po' di volte questa sera. Il consigliere Capone ieri sera parlava di bilancio fotocopia, magari fosse un bilancio fotocopia quello di quest'anno, perché questo vorrebbe dire che avremo circa 4 milioni in più dell'anno scorso, cioè gli stessi che l'anno scorso abbiamo, ne abbiamo in meno, non è un bilancio fotocopia. Dice che è un bilancio carente di elementi innovativi, però non mi è parso di vedere nel suo intervento né nella sua proposta emendamenti migliorativi. Ha fatto riferimento al giro dei quartieri, già ha detto il consigliere Vavassori. Ad oggi ci siamo confrontati con circa 200 cittadini. Vi garantisco per nulla allineati molte volte. Se ci fosse stato qualcuno dell'opposizione nell'ultimo incontro fatto al quartiere 4, vi garantisco che di allineati ce n'erano ben pochi e tutti ponevano problemi molto seri. Incontri che sono molto utili a noi, che vedono un confronto serrato con i cittadini e che ci vedono anche impegnati, laddove è possibile, a cercare
di individuare soluzioni su questioni che vengono immediatamente poste. Ne cito due. Nel quartiere 1, dove per la prima volta ci siamo incontrati con i cittadini, è venuto fuori una questione riguardo al pagamento dei centri creativi estivi, la modalità differente di quest'anno, e un impegno immediato della Giunta, mio e dell'assessore Perego, a rivedere diversamente la modulazione dei pagamenti per i centri creativi per il prossimo anno. Abbiamo dato una risposta immediata, quindi il prossimo anno verrà fatto diversamente. Al quartiere 4, ripeto, dove i cittadini lineati ce n'erano, no, quelli lineati non hanno detto niente, hanno parlato quelli, sicuramente quelli non allineati, io l'ho apprezzato moltissimo, è stata fatta una richiesta rispetto ai parcheggi che noi prendiamo in considerazione seriamente e che adesso stiamo studiando per vedere se poi riusciamo a portare a termine. Come è stato ricordato, tutti i consiglieri hanno ricevuto l'invito, compreso il consigliere Caponi, vengono invitati sempre i consiglieri comunali, anche l'inaugurazione dei giardini pubblici, come l'ultimo, quello dedicato a Tina Modotti. Consigliere Caponi, peraltro, credo ne abbia, non per una questione di stalking, però ne abbia ricevuto tre addirittura di inviti, visto che ha tre di indirizzi di posta elettronica. Certo che se poi, nella stessa sera in cui la Giunta, ormai programmandola da due mesi, un mese e mezzo, nella stessa serata in cui la Giunta va a incontrare i cittadini in un quartiere, come succederà credo nel quartiere 5, un altro movimento politico cittadino come il Movimento 5 Stelle, in contemporanea ne organizza un'altra, boh, non lo so, non ci do una lettura, però mi sembra inopportuno, una distrazione, una noncuranza. Sicuramente un'opportunità persa per tutti, anche per noi. Poi sempre il consigliere Caponi, ieri sera, parlando delle farmacie, ha fatto un passaggio secondo me molto grave, facendo riferimento al mio capo di gabinetto, peraltro citando male delle date, dicendo se fin da dicembre si è occupato della cosa e non ha relazionato al sindaco. No, no, vada a risentirsi meglio la relazione, vedrà che io ho detto altre date, l'ho anche stampata la mia relazione, gliela posso anche, visto che non guarda le mail e non, se magari non ha contezza degli strumenti informatici, posso anche dargliela in modo cartaceo. Io ho detto che dal 10 di aprile che il mio capo di gabinetto è entrato nel, prontamente riferendomi all'interno del CDA. E credo che le decisioni assunte velocemente subito dopo testimoniano dell'efficacia immediata dell'agire anche subito con la scelta di una diversa dirigenza. Quindi la scelta che ho fatto, che farò, è una scelta di cui mi assumo fino in fondo convinta la mia responsabilità. Convinta. Permettetemi un ritorno al passato rispetto al Carro Ponte. C'ho questa debolezza da mamma un po'. Si è parlato appunto di festa di paese che non faceva impresa. Non dico nulla rispetto all'offerta culturale. Faccio però un passaggio rispetto alla scelta politica che è stata fatta nella gestione di questo luogo. Quando l'abbiamo gestito noi direttamente come amministrazione comunale per capirne le potenzialità e per capire come poteva essere messo a disposizione di chi questo fa di lavoro, abbiamo accettato di ospitare molte realtà. Molte di queste erano delle realtà di professionisti, di imprenditori dello spettacolo. Altri, come Arci e non solo, con un approccio completamente differente, ma non rispetto all'offerta, proprio rispetto alla gestione. E la scelta che abbiamo fatto facendo il bando è stato quello di non rivolgerci ai professionisti, perché non avremmo potuto mettere dei limiti stringenti come l'utilizzo del parco grande, perché comunque noi dobbiamo sempre calibrare la presenza di un'eccellenza di questo tipo con una convivenza il più possibile pacifica con la città. Due mesi e mezzo di concerti tutti sul Parco Grande,
sono molto attrattivi per una realtà imprenditoriale musicale che fa quello di lavoro per fare business, per intenderci, ma creerebbero una grande tensione. Già peraltro sappiamo che ci sono gruppi di cittadini che si lamentano del rumore, con i quali dobbiamo ogni anno incontrarci, confrontarci, aiutarli ad affrontare. E gli si spiega questa cosa, gli si dice: guardate che sul Parco Grande più di 12 concerti all'anno durante l'estate non si possono fare, da bando. Non lo possono fare. Quindi questo abbatte ovviamente il livello di difficile convivenza. E poi quello che volevamo è che quello fosse uno spazio dove la città potesse vivere, per cui all'interno del bando abbiamo introdotto elementi che rendessero in un certo qual senso obbligatorio il rapporto con la città e con le associazioni di cui tanto si parla in queste sere. Beh, quante associazioni sono passate da lì? Quante associazioni hanno avuto l'opportunità di cimentarsi su un parco vero senza dover affrontare costi importanti come quelli dell'allestimento? A noi interessa questo. Quello spazio non ci costa, quello spazio ci porta dei nomi nazionali e internazionali importantissimi, quello spazio offre alla città un'offerta culturale a pezzi contenuti, e anche questo è una scelta politica, perché se uno lo dà in mano a un professionista del business, dello spettacolo, Patti Smith non costa, no, cos'è che Celestini non costa 12 euro, lo sappiamo tutti. Questa è la nostra idea di città, politica, molto forte, non condivisibile, per carità. Ma noi questa città siamo andati in giro a raccontarla anche durante le ultime elezioni. Io poi voglio ringraziare del lavoro fatto l'assessore Montrasio, tutti gli assessori con i loro dirigenti, i dirigenti tutti appunto, i revisori dei conti in questo primo anno di nostro lavoro di consigliatura. E voglio ovviamente ringraziare anche tutti i consiglieri comunali, perché anche le critiche, anche quando sono pretestuose, sono stimolanti per chi fa politica e per chi crede nella propria città. Grazie al sindaco. Adesso passiamo all'illustrazione e discussione degli emendamenti. Sono stati presentati 3 emendamenti direttamente dall'amministrazione. Il primo relativo alla delibera numero 7, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, tariffe per l'anno 2013. Viene illustrato direttamente dal sindaco. Grazie. Sì, si tratta di un emendamento per correggere un errore, credo che l'abbiate tutti in mano, credo ce l'abbiano tutti, un errore di battitura, per cui per quanto riguarda appunto il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, tariffe anno 2013, all'allegato numero 4, tariffe utenze domestiche, parte variabile, si propone di sostituire le parole euro metro quadro anno con le parole euro anno. Grazie. Prima di metterlo in votazione, i consiglieri possono intervenire come dichiarazione di voto per 3 minuti. Non ci sono prenotazioni, quindi sottopongo a votazione l'emendamento numero 1. Prego, inizia votazione. Regia. Aspetta, sono distratti. Regia. Ecco. Iniziamo la votazione del primo emendamento, prego.
Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari nessuno, astenuti 6, favorevoli 17. Il Consiglio approva. Passiamo all'emendamento numero 2, relativo alla delibera numero 10, approvazione programma triennale lavori pubblici 2013-2015. Viene illustrato dall'assessore Cagliani. Prego. Allora, l'emendamento proposto questa sera, che voi avete ricevuto e che va dalla lettera A alla lettera H, sono in pratica tre interventi di modifica. Allora, viene modificato l'importo che era stato fissato nel piano delle opere triennali adottato dalla Giunta a ottobre del 2012 da 2.378.575 passa a 2.136.175. L'importo a differenza viene utilizzato per attuare l'intervento a copertura del tetto dell'edificio di Via Leopardi 161. Questo intervento si è reso necessario perché avevamo partecipato a un finanziamento regionale. Abbiamo avuto la risposta dopo che è stato adottato il piano triennale delle opere in giunta e quindi oggi che siamo in approvazione del piano viene chiesta questa modifica perché l'intervento totale su Via Leopardi sarà di 360.000 euro, di cui 117.600 euro finanziati dalla Regione, 242.400 euro con finanze locali. L'altro intervento, il secondo meglio, è quello che riguarda l'intervento a Villa Zorn, a completamento e a sistemazione dei giardini, a mitigazione ambientale. È un intervento che dell'importo di 211.000 euro, di cui 150.000 euro sono finanziati direttamente da CAP. Quindi inseriamo anche questo intervento che non era previsto, inserendo 150.000 euro in aggiunta sulle previsioni 2013. L'ultimo intervento dei tre di cui vi accennavo è l'intervento che faremo sull'edificio della Polizia Locale, interventi in facciata, che era un intervento previsto nel 2012 per 400.000 euro, che avevamo spostato, sempre ripeto, quando eravamo in adozione del piano triennale, nel 2014 per 700.000 euro. Poi in chiusura d'anno c'è stato un avanzo di soldi, diciamo, detto in modo brutale, e quindi utilizziamo questo importo per fare all'edificio della Polizia Locale. Allora, è logico che questi interventi presuppongono una variazione per quanto riguarda il bilancio previsionale 2013 in entrata degli importi 117.600 e 150 che ci arrivano dalla Regione da CAP e viene tolto il 700.000 euro che era l'intervento previsto sull'edificio, sul comando della Polizia Locale che era previsto nel 2014. Quindi le successive lettere vanno a modificare poi i totali degli interventi degli altri anni. Naturalmente l'intervento per quanto riguarda i cimiteri rimane tale e quale con quella sola detrazione di 242.000 euro che non essendo possibile effettuare in questo periodo viene utilizzato per l'intervento su Via Leopardi. Ma l'intervento nella misura che vi ho ricordato all'inizio rimane tale quale a disposizione per i cimiteri. Grazie. Grazie all'assessore Cagliani. Chi vuole intervenire? Consigliere Landucci, prego. Approfitto di questo emendamento per il quale naturalmente dico quello che dobbiamo dire e anche a nome, credo, degli altri, cioè è evidente che questi emendamenti sono talmente tecnici che dire voi non avete proposto emendamenti, ma che senso ha? È chiaro che questo è un emendamento che è il frutto del lavoro degli uffici, no? Cosa vuoi che per noi quando abbiamo presentato gli emendamenti sono stati tutti giustamente cassati dalla dottoressa Orsetti,
perché tu non riesci a entrare dentro il bilancio se non, se non attraverso l'aiuto degli uffici. Cioè, che qualcuno di voi sarebbe stato capace di fare questo emendamento? No, infatti gli unici emendamenti non li avete presentati neanche voi, ma li presentano gli uffici. Sono dei cambiamenti tecnici che sono da, come dire, degli aggiustamenti che vengono anche da quello che è stato detto, cioè un piano delle opere, come dire, approvato molto tempo fa, quindi degli aggiustamenti da fare. Per cui, perché uno deve perdere tempo a dire soltanto queste stupidaggini? Ecco, questo io mi domando, cioè che senso ha intervenire facendo un discorso così? Come se da parte vostra fossero venuti chissà quali astutissime idee, no? Anche il consigliere Nos ha fatto tante proposte per il futuro, non è che ha fatto gli emendamenti, no? È chiaro che il discorso vorremmo fare una casa di volontariato, non è che posso costruire l'emendamento qui, è chiaro che è una prospettiva a lungo termine, esattamente come quando il consigliere Nossa dice dovremmo modificare gli impianti sportivi che sono obsoleti, oppure dovremmo fare in modo di utilizzare di più la piscina Carmen Longo, ma mica faccio un emendamento, nessuno è in grado di fare, l'unica in grado di fare gli emendamenti è la dottoressa Orsetti, perché è chiaro che questi emendamenti sono fatti dalla dottoressa Orsetti, poi firmati dal sindaco Cagliani, io no, tutti gli altri, ma è chiaro che è lei che li può fare, no? Cioè è quella che può entrare dentro la tecnica del bilancio, giustamente. Quindi il bilancio di previsione soprattutto, che è un bilancio di utilizzo futuro e di indirizzo, non può avere degli emendamenti. E quindi dire questo vuol semplicemente far notare la propria incapacità di parlare per 10 minuti se non accusando sempre gli altri. E questa alla fine è anche una pochezza di intervento. Chiesto la parola il consigliere Romanier. Grazie Presidente, prima di fare l'intervento volevo fare una precisazione. La dottoressa Orsetti durante la commissione è sempre molto disponibile con chiunque. Però se poi si fanno sempre le stesse domande, si hanno sempre le stesse risposte, poi è difficile produrre qualcosa di sensato. Un'altra cosa, questo emendamento è importante perché mette l'accento su un tema molto, molto fondamentale, che è quello di sapersi reinventare, perché in una situazione dove i finanziamenti da gli enti classici, che sono lo Stato, la Regione, vanno a ridursi, dobbiamo sviluppare la capacità di andare a prendere i soldi dove ci sono. E in particolar modo mi riferisco al Fondo Sociale Europeo, ai fondi comunque anche regionali. Dobbiamo aggredire questa torta di soldi che... Ascolta. Prego, vada avanti. Non ho capito, cos'è? No, stavo parlando dell'emendamento che parlava di una variazione legata ad un finanziamento. È una che dichiarazione di voto sull'emendamento specifico. Sì, esatto. Mi sto, ma anche la consigliera Landucci è andata fuori dall'argomento. Mi sto pronunciando molto favorevolmente a questo emendamento perché raccoglie quello che è uno dei miei sogni, il fatto di avere dei soldi che arrivano da qualche parte e ci consentono di fare un bilancio sostenibile. Quindi il fatto che ci sia un emendamento che vada a correggere, perché è arrivato un finanziamento che comunque era previsto o non previsto, non lo so, e lo vedo in maniera molto favorevole e spero che di questi emendamenti in futuro ce ne siano sempre di più, perché vuol dire che avremo capito che ci sono dei soldi da qualche parte che possiamo prendere. Tanto è vero che Letta nel suo decreto del fare spinge gli enti locali ad aggredire una fetta che si stima essere intorno ai 30-35 miliardi dei fondi sociali europei che il sistema Italia ha a disposizione, ma per qualche ragione non riesce a spendere completamente. Grazie al consigliere Romaniello, ha chiesto la parola il consigliere Pavani, ha facoltà, prego. Grazie Presidente, solo un chiarimento, volevo chiedere all'assessore Cagliani cortesemente se allora questa variazione e questo emendamento per quanto riguarda i lavori che verrebbero fatti per l'edificio della Polizia Urbana, quindi vengono anticipati rispetto al 2014 previsto a quest'anno. È questo. Grazie. Può rispondere? Prego, prego l'assessore.
Allora, la data certa non la so, comunque li mettiamo a disposizione in modo tale che inizino nel più breve tempo possibile, prima di quanto avevamo ipotizzato nel precedente piano. Grazie. Non ci sono più interventi, quindi sottopongo a votazione l'emendamento numero 2. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 22, contrari nessuno, astenuti 6, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Emendamento numero 3, relativo alla delibera numero 12. La delibera riguarda l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. Viene illustrato dall'assessore Cagliani, prego. Sì, lo faccio io. È la coppia, è, diciamo che è la conseguenza di quello che ho detto prima. Cioè prima si va a modificare il piano delle opere triennali e quindi c'è quello spostamento. Di conseguenza si modificano tutte le voci di bilancio che si riferiscono a questi interventi. Ma di sicuro, infatti mi è arrivato da un consigliere. Grazie. Grazie all'assessore Cagliani. Non ci sono interventi, sottopongo a votazione l'emendamento numero 3. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 20, contrari nessuno, astenuti 4, favorevoli 15, 1 non pervenuto, disperso. Il Consiglio approva. Adesso procediamo con la dichiarazione di voto. Ah, mi scusi, per fortuna che c'è sempre la consigliera Landucci. Grazie. È stato presentato un ordine del giorno dalla consigliera Antonioli. Prego, se lo vuole illustrare, grazie. Buonasera, grazie. Allora, abbiamo presentato questo ordine del giorno per chiedere al Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni di attivarsi per promuovere tutte le sedi istituzionali e politiche ad un'azione politica che consenta ai comuni maggiore autonomia nella costituzione dei tributi locali. Questo è un intervento normativo di modifica della TARES che vada nel senso di una maggiore equità e sostenibilità. Questo perché vogliamo che nel discorso della TARES venga fatta una maggiore autonomia nei confronti del comune. Non ve lo sto a leggere tutto, nell'ordine del giorno c'è anche scritto che ANCI ha depositato già numerosi emendamenti in cui richiede una revisione della norma. L'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali confederali di Milano e con le locali strutture di Confcommercio ed Asso Lombarda due documenti condivisi che tra gli altri aspetti hanno denunciato gli effetti distorsivi del nuovo tributo. Quindi chiediamo questo impegno al Consiglio Comunale. Grazie. Grazie. La parola al Sindaco. Prego. Ma io credo che sia assolutamente condivisibile la proposta e va proprio anche nella direzione di rendere, come dire, maggiormente federale la fiscalità e anche più equa, quindi lo facciamo nostro come amministrazione. Grazie. Quindi per i presentatori va bene questa soluzione? Grazie. Sì.
Sì, allora procediamo con la dichiarazione di voto al bilancio di previsione 2013 con le relative delibere collegate. Gruppo Giovani Sestese, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente. Dunque, il nostro voto sarà contrario. Diciamo no perché, nonostante siamo a metà del 2013, questo bilancio per noi non ha previsione futura e non dà segnali e indicazioni di come l'azienda comune intende muoversi. Dice chiaramente che conteniamo e limitiamo i danni causati da altri. Noi non siamo d'accordo. Ieri sera abbiamo detto che per noi l'unica arma per poter mantenere un comune efficiente è l'indipendenza economica. È fondamentale saper gestire il proprio patrimonio, aprire a chi ci fa proposte buone e valide per la città e a chi si mette a disposizione per riqualificare le strutture e riportarle all'eccellenza. Però evidentemente, come detto precedentemente dall'assessore Montrasio, questa amministrazione preferisce tenere ben strette strutture che ormai non è più in grado di mantenere e che risultano vetuste, piuttosto che aprire agli imprenditori e ai privati. D'altronde, che il cielo ci guardi da quei furboni dei privati. Questo da stasera c'è molto chiaro. Poi io non capisco se siete sordi o se proprio il metodo è quello di dire l'opposto. Nessuno ha criticato l'operato del carro ponte. Abbiamo detto che per noi, che siamo Giovani Sestesi e non PD, il valore economico dell'appalto non è equo. Assessore Zucchi, prima di tagliare una pianta mi accerto se è morta. Prima di vendere un bene provo a fare in modo che produca, perché una volta venduto il patrimonio arriverò a un punto che non ho più niente. Il momento è sicuramente critico, la crisi è profondamente radicata e sta scavando giorno dopo giorno come una trivella. In altri momenti storici gli economisti dicono che un crollo così verticale e l'azzeramento di intere classi sociali sarebbero sfociati in una guerra che avrebbe azzerato la crisi per poi ricostruire. Oggi, grazie a Dio, ciò è meno probabile. Ma la crisi ha anche il compito di farci misurare con il nostro valore. La crisi ci dà l'opportunità di guardare dentro il nostro costrutto e di valutare forzatamente, a volte anche dolorosamente, cosa tenere e cosa cambiare. Ma il cambiamento dobbiamo essere in grado di farlo subito, per essere pronti a cavalcare la ripresa. Il rischio altrimenti è di rimanere schiacciati dalla crisi e travolti dalla ripresa. Ma qui purtroppo ci scontriamo con le competenze. Noi stiamo lavorando con una giunta nominata per appartenenza e non per competenza e non è stata nemmeno eletta dalla gente, perché nessuno di loro era candidato, quindi non è nemmeno espressione del volere dei cittadini. Questa giunta si è dovuta formare, ha dovuto capire, esattamente come è successo anche a me, però forse in un momento di cambiamento così importante come quello che questa città sta vivendo, unito alla crisi, avevamo bisogno di persone pronte ad aggredire la situazione più che di politici. Anche perché il risultato finale di questo primo anno credo sia sotto gli occhi di tutti. La città è sporca, i giardini e il verde sono uno scempio, le strade distrutte, la manutenzione in generale nulla. Noi però abbiamo fatto atti politici eccellenti, cittadinanza onoraria, registro del testamento biologico, registro delle coppie di fatto a costo zero e tutto in maniera giusta, moralmente ed eticamente. ISEE è fondo di solidarietà. Fondo di solidarietà è stupendo, ma noi dobbiamo dare dignità all'uomo e l'uomo ha dignità solo se lavora, se ha una casa, se partecipa e se può contribuire al suo comune. L'uomo non ha dignità solo ed esclusivamente nel momento in cui viene aiutato, in cui gli diamo la manina e lo portiamo. Ieri sera quello che è stato espresso da molti consiglieri non erano proposte fantasiose, ma era il contributo della nostra vita, di tutti i giorni, da cittadini, da imprenditori, da avvocati e da ricercatori. Così come lei, consigliera Pietra, è sempre un piacere, un arricchimento ascoltarla quando parla di scuola, di giovani e di bisogni. Sindaco, mi sono sentita veramente mortificata nel Consiglio della Bergamella quando lei ci ha rimproverato modello scuola elementare di non avere ancora capito dopo un anno come funziona la richiesta di una commissione. E non penso che questo renda giustizia al lavoro che molti di noi hanno svolto in questo anno,
portando la responsabilità di quello che gli è stato affidato con il voto di un anno fa. Ma a quanto pare questo è il metodo di questa giunta, visto i commenti stasera dell'assessore Montrasio. Noi le chiediamo ancora una volta, visto che abbiamo votato a favore delle sue linee programmatiche, nonostante siamo seduti in opposizione, di dare una revisione alla sua macchina amministrativa. Sia coraggiosa, ho finito. Sia coraggiosa e si circondi di persone competenti, indipendentemente dal pensiero politico. Altri l'hanno fatto con successo. Lei sarà vincente se la città toccherà con mano e nei fatti il cambiamento. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Gruppo Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta. Prego. Allora, logicamente voteremo favorevolmente. L'unica cosa che mi permette è una piccola digressione. Oggi mi è arrivata una richiesta di qualcuno che un po' polemicamente mi chiedeva che cosa ci fai all'interno di quella maggioranza se poi hai una visione negativa del governo Letta e una visione negativa di quello che è il PD in alto. Io ieri mi sono sentito di poter fare questa polemica e mi sento di poterla ribadire questa sera, nel senso che, per usare un esempio, ieri mentre noi parlavamo di bilancio a Roma, si prende questa decisione di non decidere rispetto agli F-35. Quello per me è il PD nazionale. Questo, che è il PD che io ho accanto anche di fronte con la consigliera Pietra, che stasera citiamo un po' tutti, è il PD che io ho accanto ed è quello che, con cui questa sera abbiamo presentato una manifestazione di intenti per spingere al non acquisto ulteriore di altre armi che, delle due l'una, o non possiamo utilizzare o utilizzeremo, perché non sono dei Canadair, come ha detto qualcuno che sta in alto, o utilizzeremo contro, in modo anticostituzionale. Questo è il PD, la croce delizia del PD, è la sua poliedricità, il suo essere così poliedrico. Ci sono vari livelli, c'è il livello nazionale che io non posso, chiedo perdono a chiunque, io non posso apprezzare, c'è questo PD che io ho di fianco, di cui io mi dico orgogliosamente collaboratore. Questa è la risposta a chi oggi mi ha detto che cosa ci faccio in questa maggioranza. Dopodiché, sul bilancio, andiamo avanti con questo bilancio, andiamo avanti anche col bilancio, spero l'anno prossimo di trovare anche altre postille, bilancio partecipato, bilancio di genere e bilancio ambientale. Ultime due cose, mi permetta consigliera Iosa, almeno una su tanti è stata, si è presentata alle ultime votazioni ed è l'assessore, più di una, adesso non so gli altri, almeno due si sono presentate alle ultime votazioni nelle liste dei partiti e sono quantomeno l'assessore Iannizzi e l'assessore Innocenti, questo per precisare. Ultima cosa provo a proporre, non sono state elette, infatti non sono qui, è una cosa molto semplice. Dopodiché provo a proporre un'ultima cosa per stemperare questa tensione che c'è costantemente in questo Consiglio Comunale. Il 25 andiamo tutti insieme, maggioranza e opposizione, a sentire Patti Smith al Carro Ponte. Io quella sera, se posso, siederò di fianco alla consigliera Landucci e le spiegherò che Lula non è più presidente del Brasile da 3 anni. Grazie. Grazie al consigliere Foggetta. Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa, prego. Sì, allora, noi di SEL voteremo favorevolmente a questo bilancio in quanto, come è stato detto dalla minoranza, abbiamo concorso, come altre forze di maggioranza, ad arrivare a questo risultato. Un risultato che a nostro vedere è un risultato politicamente positivo. Non abbiamo messo bandierine, il nostro orto, che è la cultura e altre deleghe, ha avuto meno fondi degli anni precedenti. Avremmo messo bandierine se le politiche sociali avessero avuto una difficoltà di bilancio, quindi a questo punto avremmo votato contro.
Un bilancio previsionale ogni forza politica correttamente giudica con le proprie sensibilità e correttamente nel proprio intervento viene ben evidenziato. Come ho detto in precedenza, noi non avremmo votato un bilancio di questo bilancio previsionale se non aveva dentro obbligatoriamente alcune voci, che erano il sociale, l'attenzione alla casa e il capire il momento storico in cui siamo, perché è un bilancio che secondo me tiene conto del momento storico in cui siamo. Perché a fine anno alcune voci che adesso sono in un certo modo, non dico che raddoppieranno, ma purtroppo saranno incrementate, verranno incrementate. La crisi non è assolutamente finita, possiamo dire tutto quello che ci vogliamo dire, ma la realtà è questa. Forme di disoccupazione o di come diciamo arginare la disoccupazione dovremo trovarle e non sarà assolutamente facile, perché troveremo sempre più persone che entreranno purtroppo in questo buco nero che è il non lavoro. E da Roma non vedo dei segnali positivi, se non altre campagne molto molto propagandistiche ma non effettive a livello di pratica. Non dimentichiamoci che questi numeri del bilancio previsionale toccano la quotidianità di ognuno di noi, perché noi parliamo di numeri, ma sotto i numeri vi sono le persone. Dietro questi freddi numeri vi sono persone in carne e ossa, con tutti i bisogni che ne conseguono e le necessità richiamate sempre più pressanti, con tutte le fragilità che vi sono intorno, in questo momento soprattutto di forte crisi economica. Noi dobbiamo prevenire crisi sociali creando tessuto sociale tramite solidarietà nella nostra città. Il nostro comune ha deciso di fare questo bilancio. A Roma ci sono dei voti in più, via un sì, no, un astenuto e adesso c'è anche un rinvio, nel senso che tutti i problemi che andrebbero affrontati esiste un rinvio. Purtroppo si trova magari l'accordo per spendere e a mio avviso sperperare su talune questioni, vedi gli aeroplani o F-35 piuttosto che le fregate o altre cose di questo tipo, e non si riesce a trovare l'accordo su fare qualcosa per riattivare il lavoro, riattivare la scuola, riattivare politiche economiche che ci portano a un futuro e che ci fanno girare questa pagina, secondo me veramente tristissima. Abbiamo un libro che arriva da Roma nel comune di Sesto che è tristissimo. Fortunatamente a Sesto abbiamo una visione diversa del sociale e di che cos'è la singola persona, il singolo cittadino, dentro, all'interno di un gruppo che è Sesto San Giovanni. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Gruppo misto, la consigliera Landucci, prego. No, ringrazio il consigliere Foggetta, perché in effetti io pensavo che Lula fosse ancora presidente, invece mi ha illuminato e ringrazio, effettivamente meno male, perché c'è sempre da imparare nella vita. Stendiamo veri pietosi. No, ma io voterò contro, ma secondo me però c'è stata una piccola contraddizione nelle parole degli assessori, perché a me pare che la comunicazione dell'assessore Innocenti abbia chiarito cosa vuol dire innovare, e poi anche il sindaco ne ha parlato, no? Quando hanno detto il sindaco, perché abbiamo provato a gestirlo noi, il carro ponte, e non ci siamo riusciti, e l'abbiamo dato a un privato, perché l'Arci è un privato, cioè che sia un privato che mi piace mi va bene, cioè non chiedo che si dia a un privato che non piace all'amministrazione, è chiaro che un'amministrazione darà a un privato che è come in linea con le sue possibilità, ma l'Arci è chiaramente un soggetto privato. E quindi noi abbiamo fatto una scelta molto intelligente, molto innovativa da questo punto di vista. Poi io posso dire che la mia sensibilità musicale, ma questo è veramente un mio demerito, è molto scarsa. E quindi faccio fatica a entusiasmarmi per i concerti. Però mi rendo conto che sono una grande espressione culturale. A me ne possono piacere altre, ma questo non c'entra. Questa è una scelta innovativa. E questa è la via da percorrere. Cioè è inutile che mentre invece è chiaro che dall'altra parte l'altro grande arroccamento, perché parliamoci chiaro, se noi, dato mio nipote a ottobre andrà all'asilo comunale, al nido comunale, quindi sono innocente da qualunque tentativo di fuggire a queste realtà. Quindi faccio come quelli che dicono: non ne vado le tasse, ecco, anch'io vado al nido comunale, mio nipote. Però. In pratica il vero unico servizio che gestiamo direttamente, che senza, come dire, senza mai, è quello dei nidi, anche perché poi le altre cose, in realtà, ripeto, le altre scuole non dipendono da noi, eccetera. Allora,
è chiaro che io non dico che non sia una scelta in buona parte da difendere, però non bisogna dire che noi come comune facciamo solo quello. Lo facciamo dove ci siamo forse un po' arroccati su quello, perché in altre cose, dove non c'era un pregresso ideologico che ci frenava, abbiamo cambiato strada e la strada è riuscita molto bene, come abbiamo sentito e come io posso condividere, ripeto, potrò non condividere certe espressioni, ma perché non ammettere un successo? Lo è, ma è un successo di un privato, perché l'Arci è un soggetto privato, che è esattamente il contrario di tutto quello che stanno dicendo i consiglieri di maggioranza. Cioè il vero, unico, grande successo innovativo del bilancio è proprio quello di aver trovato una gestione intelligente per una cosa che poteva essere una palla al piede e che invece è diventato un fiore all'occhiello. Perché è piccolo, sapete, la differenza tra palla al piede e fiore all'occhiello. In quasi tutte le scelte della vita siamo sempre come il rasoio di Occa. Le scelte non sono, no? Vero consigliere assessore Innocenti? Le scelte sono sempre così. E in questo caso la scelta è stata in questo modo. Ma è stata una scelta privata, perché l'Arci è un soggetto privato. Che sia, si chiami l'Arci o gli oratori di Sesto, se siamo da un'altra parte, è uguale. E questo forse è il coraggio che da questa parte ogni tanto vi si chiede. Perché quando l'avete avuto, il coraggio ha funzionato. Perché altrimenti, se avessimo continuato a cercare di gestire noi il carro ponte, molto probabilmente sarebbe successo quello che diceva l'assessore Innocenti, il degrado, una zona sicuramente potenzialmente difficile, molto marginale, col che oltretutto si capisce anche a volte la stupidità degli amministratori, no? Quando Pisapia dice non la movida via dall'Ambra, no, da Brera, mandiamola a casa del diavolo. Certo, se a casa del diavolo dai un'offerta convincente, no? E da Milano vengono al carro ponte. Perché? Perché c'è chiaramente un'organizzazione che funziona, che ha la flessibilità di saper funzionare, di sapersi adattare, di avere le competenze che non può avere forse un'amministrazione comunale, di capire che non essendoci più, non ho capito che festival, si è potuto prendere Patti Smith invece, che se no non sarebbe venuta. Ma è chiaro che questo soggetto privato ha le conoscenze, le competenze e anche gli agganci, immagino, gli agganci di, come dire, di organizzativi per poter fare una cosa del genere. E credo che questo sia l'innovazione che noi chiediamo. Un'innovazione che non vuol dire andate a prendere quelli che non vi piacciono, ma usate con intelligenza per non sprecare le risorse della comunità, che saranno sempre meno. È inutile che... Però io vorrei anche dire una parola di... Secondo me stasera qualcuno ha detto, forse Squinzi, ho orecchiato un telegiornale un minuto, che ha detto ma forse abbiamo toccato il fondo e forse lentissimamente possiamo cominciare a risalire. Devo dire che avevo avuto la stessa impressione andando due settimane fa, un giovedì sera, in Toscana, dopo due o tre anni in cui c'era stato, secondo me, un forte calo del trasporto merci, per la prima volta ho rivisto un'autostrada che mi sembrava funzionare un po' meglio. Cioè, secondo me, forse questo è vero. Io credo che... Deve concludere, poi, grazie. Sì, credo che forse anche una sensibilità mia è che non bisogna mai disperare, perché la disperazione non porta da nessuna parte, no? Io credo che forse possiamo cominciare a intravedere non la fine del tunnel, ma che il tunnel una fine ce l'avrà. Ecco, in questo senso credo che si possa cominciare a pensare questo. Grazie. Grazie. Il gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Buonasera. Comprendiamo lo sforzo dell'amministrazione per mantenere i servizi. Riteniamo comunque che ci siano ampi margini di miglioramento. Ci mettiamo a disposizione d'ora in poi a prendere parte a tutte le commissioni che verranno convocate per poter ragionare insieme di sviluppo e di un'idea di città che prenda in considerazione anche idee diverse. Perché nonostante la contrapposizione, perché è innegabile, c'è contrapposizione, vogliamo credere, seppur forse siamo degli illusi, ma ci vogliamo credere realmente, che ci possa essere da un confronto costruttivo
un cambiamento, un'idea diversa, la possibilità di affrontare i problemi in modo diverso. Dopodiché, ripeto, comprendiamo realmente gli sforzi dell'amministrazione, la fatica che ha fatto nonostante i tagli fatti dallo Stato centrale. Nonostante tutto, e non mi voglio ripetere rispetto a quanto abbiamo detto ieri sera, voteremo contro il bilancio, non lo riteniamo trasparente. Mi fa male sentir dire che non abbiamo letto i documenti, perché io i documenti li ho letti. Il fatto di aver semplicemente fatto riferimento a qualcuno che magari li scrive in maniera diversa, forse migliore, magari no, e l'ho anche detto, magari no, però diversa e forse più comprensibile per me, non vuol dire che io non abbia letto la documentazione che mi è stata data per tempo, e l'ho anche detto ieri, per tempo, con tutte le commissioni possibili alle quali io non ho potuto completamente partecipare. Pertanto, appunto, il nostro sarà un voto negativo, contrario al bilancio. Vorrei fare solo due ultimi piccoli appunti. Il primo riguarda il sindaco di Parma. Sicuramente ha tagliato i servizi. Pizzarotti non si è mai nascosto dietro questa scelta difficile. È però corretto ricordare che lo stato delle casse del Comune di Parma, che si è trovato a dover gestire, non è sua responsabilità, ma è responsabilità di altri che hanno molto mal gestito le casse del Comune di Parma. Mi domando, altri al posto suo, quali altre scelte più coraggiose avrebbero intrapreso? Forse nessuna, forse si sarebbero comportati esattamente come si è comportato lui. Rivolgiamo lo sguardo a chi è meglio di noi. Avremo sicuramente da imparare, perché si impara da chi sta meglio, non da chi sta peggio. L'ultimo appunto riguarda la nostra riunione fatta durante l'evento di cui faceva menzione prima il sindaco. Ci voglia passare questa possibilità. Noi non abbiamo una sede, è noto, lo sapete tutti. Noi ci riuniamo per bar. Per una volta abbiamo ritenuto fosse un po' più economico riunirci alla sede. No, ma nel senso, se ho capito giusto il riferimento alla serata, è stata una pura casualità. Il fatto di essersi riuniti alla sede della circoscrizione 5 non è stato per metterci in contrapposizione ad un vostro evento, ma semplicemente perché la nostra riunione bisettimanale, così vi spieghiamo anche come funzioniamo noi, la nostra riunione bisettimanale, per una volta abbiamo deciso di farla a un prezzo più sostenibile per le nostre finanze, piuttosto che andare in un bar che ci costa di più. Detto? Ok. La prossima volta la invito allora. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi. Gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda, prego. Grazie signor Presidente. Ma vede, consigliere Vavassore, non è necessario certe volte intervenire per dire nulla, bastano 5 minuti di una scelta politica e strategica, che è quella di non far parlare il consigliere Rivolta e quindi costringere stasera a decidere o parla l'Anna Maria o parla Andrea, e quindi c'è poco da fare. E beh, la politica è anche questo, no? Quindi, vabbè, tanto avrà molto da parlare, da difendersi l'8 di luglio, quando parleremo delle farmacie e di come appunto una collaborazione e un patto fiduciario è stato poi tradito nei fatti. Quello che conta adesso osservare sono poi quello che io di solito ho sempre fatto negli interventi che sono parzialmente tecnici, sono gli indici statistici, che sono quelli che vengono esposti, che sono gli indici demografici, dove su un aumento di popolazione e che non vengono mai tenuti in conto nello sviluppo degli investimenti e delle spese sociali, dove abbiamo un incremento di popolazione di circa 1.500 abitanti sul 2012, la cui fetta di composizione è distribuita fino ai minori di 14 anni e over 80. Quindi vuol dire l'aumento del costo e della pressione dei costi sociali per il Comune. A fronte della riduzione della fetta sempre della fascia produttiva 29-59, perché poi fine 29 abbiamo l'emigrazione, la fetta 29-59 rimane costante, quest'anno non mi sono sbizzarrito a chiedere al dottor Safiore e al dottor Sarsetti di farmi anche l'analitico delle percentuali di capacità reddituale di queste fasce, ma da lì avremmo potuto evincere anche quanto poi sostanzialmente il gettito IRPEF, che è quello che è la fonte primaria di alimentazione di questa amministrazione, sia anche lì un indice di
tensione. Ma quando poi vi dico che il dato della spesa, del costo di rigidità di spesa della spesa corrente è pari al 48,5% rispetto al 2008 che è il 38%, a fronte che uno mi viene ad affermare abbiamo ridotto la spesa corrente rispetto all'anno precedente, vi dimostro poi come un dato percentuale vi sfalsa questa affermazione. Quindi non ho bisogno di entrare nell'analitico del detitolo o del qua, perché poi ci sono i macronumeri che smentiscono la sorte. Quando ho la capacità di incidenza del costo del personale sulla spesa corrente, che nel 2008 era del 34% ed è passato al 38%, di che cosa discutiamo? È qui che dobbiamo chiedere noi gli interventi che ogni anno ve li proponiamo. Lei, Vavassore, ha detto non fate proposte. No, lei probabilmente non c'era e non ha mai sentito le nostre proposte, come degli emendamenti. Possiamo portare la dottoressa Orsetti a testimone. Il primo anno noi presentammo una serie di emendamenti tecnici con l'ausilio anche dell'allora consigliere Nicosia, che giustamente ce li cassò tutti perché dall'inesperienza anche, ma giustamente anche dall'incapacità di poter tenere in piedi un bilancio come è chi è preposto a fare questo, ci furono cassati tecnicamente. Così come su Bibona, 5 anni fa, quando il vice sindaco Morabito ci propose questa nuova proposta di intervento edificatorio o diciamo di ristrutturazione di intervento, lo criticammo molto, perché la nostra visione è quella di disincrostare alcuni retaggi. Quella struttura è una struttura appetibile da un punto di vista commerciale per fare dei centri turistici, non da gestire noi in proprio, noi siamo i proprietari. Noi l'affittiamo e ci ricaviamo e per giunta convenzioniamo per il numero di utenti che ogni anno noi abbiamo, che vanno lì, che sono circa 1000, convenzioniamo il prezzo standard per i nostri cittadini. Questo è amministrare. Rimaniamo proprietari, costringiamo il soggetto che glielo diamo in conduzione anche a migliorare la struttura. E questa polemica la facemmo il primo anno con l'ex assessore Urro sugli impianti natatori. Gli portammo un contratto del comune di Trezzano sul Naviglio, giunta di centrosinistra, per fargli vedere come si gestiscono gli impianti natatori. C'era scritto chiaramente che la società natatoria, leggasi CEAS qua, doveva fare gli interventi, non prendeva soldi dal comune se voleva starci dentro. Questa era la sostanza. Adesso apprendo con felicità da Cagliani che ha criticato il GES, perché sostanzialmente da quasi tutti gli impianti sportivi sono o in mano al GES o a Uniabita, quindi un po' di mea culpa finalmente lo vedo anche nell'amministrazione. Ma l'innovazione che dicevo prima con Franca, il problema è che sul Caro Ponte l'innovazione probabilmente sono stati capaci di farla perché non c'era un'incrostazione culturale, politica su una cosa nuova. Il problema è che dovreste avere la capacità di disincrostarvi da certi retaggi. Questo non vuol dire abdicare o passare dall'altra parte, vuol dire semplicemente essere pragmatici nell'amministrare, perché se dobbiamo arrivare ad un'autonomia finanziaria totale, perché quello è l'obiettivo evidente del legislatore nazionale, perché non vuol più sobbarcarsi il costo dei centri di spesa locali, è anche vero che giustamente, legittimamente, noi tutti chiediamo però di essere sganciati anche da un peso sociale e nazionale che sta diventando insostenibile negli apparati nazionali, e su questo siamo tutti, condividiamo, allora è anche questa la capacità di fare cassa. Così come sulle dismissioni del patrimonio immobiliare, certo oggi è come la farmacia, sparare sulla Croce Rossa con la bolla immobiliare, ma se andate a vedervi gli interventi, non miei di 5 anni fa, di 10 anni fa, della consigliera Landucci e del consigliere Nicosia, dove chiedevano addirittura all'epoca di fare l'inventario dei beni, 5 anni ci ha messo Nicosia per riuscire a tenere l'inventario dei beni immobili dell'amministrazione, con un assessore che non è che era una cosa avulsa dal consigliere Nicosia, quindi c'è un problema di... Non so quanti sono i miei minuti, non si preoccupa. Presidente. Allora, e c'è un problema di disincrostazione. Già il fatto che lei mi abbia interrotto ha portato altri 30 secondi in più, che io stavo chiudendo perché stavo semplicemente dicendo, ecco quali sono i dati e le voci su cui poi bisogna ragionare, non c'è bisogno di entrare nella specificità per dire che comunque il bilancio rimane bloccato da molti anni su uno status quo senza questa prospettiva di innovazione, e finché ci sarà questa situazione noi saremo sempre contrari a questo tipo di bilancio. Grazie consigliere Lamirante, l'avevo interrotta a 5 minuti e mezzo, quindi già 30 secondi fuori. Italia dei Valori, consigliere, prego. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Sarà favorevole un po' perché abbiamo, come ieri sera abbiamo ricordato e spesso anche in passato, non crediamo alle promesse sensazionali. Sappiamo ben distinguere il periodo storico in cui viviamo, e sappiamo benissimo che in questo momento promettere o sognare è cosa molto improbabile.
Poi mi permetto di fare un piccolo appunto, perché prima la consigliera Landucci parlava di coraggio, diceva che l'amministrazione, il sindaco o la giunta, la maggioranza, spesso e volentieri vogliono sentire solo le voci amiche. E forse ce l'ha spiegato prima il sindaco, che la giunta sta girando tutti i quartieri. Dopodiché, l'altra sera, quando stavamo discutendo una certa delibera, lei ha detto che non è intervenuta semplicemente perché qualcuno sugli spalti aveva fatto un applauso a qualche intervento dei consiglieri di maggioranza e si è sentita intimidita. Questo mi fa pensare quale poteva essere, quando lei fosse diventata sindaco, la sua idea di partecipazione. Grazie. Grazie. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliera Titta Ferrante, prego. Grazie, signor Presidente. Allora, il bilancio da un punto di vista tecnico è formalmente corretto e vanno fatti i ringraziamenti alla dottoressa Orsetti e anche alla dottoressa Fiore per la loro competenza e per la loro disponibilità ai chiarimenti richiesti. Ma il bilancio rappresenta la politica amministrativa dell'amministrazione comunale e quindi un bilancio in politica deve incarnare dentro di sé anche le linee di indirizzo di un progetto di sviluppo e deve far vedere all'orizzonte degli obiettivi, gli obiettivi che si vogliono raggiungere. In questo bilancio di previsioni non si vedono i progetti e tantomeno si intravedono gli obiettivi. Sembra di essere sospesi in un presente dove il passato non funziona più e il futuro non c'è ancora. Sembra di sentirsi travolti da uno tsunami e che non ci sia modo di uscirne. Invece si può e si deve avere il coraggio delle idee e delle azioni. E non si parla di coraggio quando si mantengono le cose come sono. Prendiamo il tema della spesa pubblica. Prima, quando la società cresceva, la politica poteva spendere. Ora bisogna cambiare rotta. I mercati si sono subito adattati, mentre la macchina pubblica è molto più lenta e si sente solo dire non ci sono più soldi. Le istituzioni sono ancora allineate al vecchio assetto e non si fa nulla che serve al nuovo. Ad esempio, prendiamo il tema del lavoro. Nessuna strategia si intravede dalle voci di bilancio per promuovere una politica diretta ad attirare attività imprenditoriali benvenute nel nostro territorio. E quali strategie per quei cittadini che hanno perso il lavoro? L'intervento non può essere solo assistenziale, serve un grande piano di rilancio alla formazione a tutti i livelli. Siamo entrati nell'economia della conoscenza, sviluppare al meglio le capacità dei nostri cittadini e offrirne altre competenze, soprattutto nei momenti di riposizionamento sul mercato del lavoro, darà loro maggiori opportunità. Inoltre l'amministrazione dovrebbe redigere un piano per la realizzazione del telelavoro e la diffusione del wifi in tutta la città, che permetterebbe quindi una parità di accesso a tutti gli operatori. Altro tema è quello degli immobili di proprietà comunale, dal carroponte fino agli edifici di Bibbona. Occorre valorizzarli anche da un punto di vista economico o alienarli se ritenuti diseconomici. Per le case popolari vanno ripensati i metodi e i criteri di gestione degli alloggi popolari e in particolare alla responsabilità delle loro manutenzioni. Per gli impianti sportivi manca una visione reale, si parla di entrate per dismissioni o oneri minimamente quantificati. E per quanto riguarda la dichiarazione sull'attenzione ad un coordinamento sovracomunale, l'importante è che questo non comporti ulteriori spese o oneri di costi di gestione, di integrazione e di coordinamento. In coerenza con quanto già esposto dal nostro capogruppo Gianpaolo Caponi, occorre promuovere bandi europei per creare nuovi impianti sportivi. Ciò avrebbe significato portare ricchezza, risorse ed economie locali con ripercussioni positive sui numeri del bilancio. Le difficoltà del nostro bilancio sono dovute in gran parte alla incapacità di questa maggioranza, in continuità con le precedenti, di mettere a frutto il territorio della città e penso alle aree ex FAC. I numeri del bilancio devono far trasparire idee, progetti e volontà politiche a favore del bene comune, della valorizzazione del patrimonio comunale, abbiamo detto, ma anche al fine di razionalizzare le risorse umane, di gestire al meglio le partecipate. In commissione consigliare non c'è stato consegnato il bilancio delle farmacie comunali e abbiamo assistito ad una scena muta da parte di un politico nominato nel CDA. Anche vista l'esperienza di altre partecipate, dobbiamo nominare per forza esponenti di partito o politici a svolgere i compiti di amministratore nelle partecipate? Il ruolo della politica, consentitemi questo piccolo divago, ma il ruolo della politica prima era di spendere soldi mediante i conflitti.
Siamo diventati un paese rissoso perché abbiamo questa idea vecchia della politica come distribuzione di soldi e di poteri. Ora questi soldi non ci sono più. Ora la politica della rendita è finita, serve una politica progettuale che punti sulle carte del futuro. Si può vincere, ma occorre farlo insieme. Pertanto vogliamo scegliere insieme, ripeto insieme, persone di spessore, anche neutre politicamente, ma capaci e preparate. E allineandomi con quanto detto dal nostro capogruppo Gianpaolo Caponi, perché non diamo spazio ad un rappresentante dei dipendenti e dei lavoratori? L'indecisione di fronte ai problemi aggravano i problemi stessi e si deve ripartire con persone fedeli al lavoro più che ai partiti e che sappiano svolgere bene il loro lavoro, che sappiano cosa occorre fare. Il nostro voto quindi sarà negativo al bilancio, perché è un bilancio simile all'amministrazione precedente, denotando quindi una continuità nella politica amministrativa e proprio per il carattere di immobilità nelle voci e carente di elementi di innovazione e di una visione strategica. Io però, rispetto a quanto è stato, per quanto riguarda le puntualizzazioni che sono state fatte al nostro capogruppo, lascio a lui il diritto di replica, la replica. Però vorrei proprio dire una cosa al nostro sindaco. A me spiace che una figura come la sua, così importante, il primo cittadino della città, si soffermi a parlare di mail, 1, 2, 3 indirizzi di mail, quando sa che per la convocazione per comunicare le sue intenzioni sulle farmacie comunali. Deve chiudere, ha deve fatto concludere. Una convocazione solo 10 minuti prima, e precisamente alle 19.27 il nostro capogruppo ha ricevuto per le 19.40 la convocazione a questa riunione. Io direi che rimango basita da questo atteggiamento e mi auguro, aspico per il futuro, un atteggiamento Grazie. Più consono alla figura che svolge. Grazie. Era la riunione dei capigruppo. No, dopo ci chiariamo. Partito Democratico. Cose si conoscono. Consigliera Antonioli, prego. Grazie, signor Presidente. Il gruppo consigliare del Partito Democratico esprimerà con convinzione un voto favorevole al bilancio di previsione del Comune per il 2013. E a tutte le delibere collegate, condividendone sia i contenuti che lo spirito, così come emergono dalla relazione, dalla replica dell'assessore Montrasio e dall'intervento conclusivo del sindaco. Lo riteniamo un bilancio realistico ed equo, cosa che nella grande situazione di certezza e nell'accumularsi anno per anno dei tagli ai comuni non era scontata. Negli ultimi 10 anni la spesa pubblica è aumentata, ma è aumentata a livello governativo, mentre i comuni sono stati costretti a tagliare i propri bilanci. Lo riteniamo un bilancio utile perché mantiene tutti gli interventi fondamentali del nostro comune nella spesa corrente, mentre con il piano delle opere e con quello delle alienazioni prova ad immaginare un percorso di miglioramento per la città e di intervento sul tema sempre più grave della casa. Lo apprezziamo perché ha confermato il fondo del lavoro e l'intervento sul sostegno alla disabilità nelle scuole dell'obbligo nonostante le ristrettezze economiche. Leggiamo in questo bilancio e più in generale nell'azione del sindaco e della giunta comunale una visione forte di cosa deve divenire la nostra città. Una città dove ripartono lavoro e sviluppo, dove si investa e si crei rispettando l'ambiente. Altro che mancanza di coraggio. Ce ne vuole molto per investire con tenacia e determinazione sulla città della salute e della ricerca, il cui percorso sta andando avanti. Altro che mancanza di visione, quando c'è stato un forte impegno per portare a sesto una nuova attività, di grande pregio sotto il profilo della ricerca dell'ASTOM. Ed ugualmente c'è una visione della città nell'investimento sul carro ponte, che rappresenta un esempio da manuale di buona sussidiarietà e che ha dato alla nostra città una notorietà internazionale. Vadano dunque avanti sindaco e giunta nel lavoro che sosterremo con impegno, passione e lealtà. Volevo dire una cosa, una considerazione per quanto ha fatto prima la consigliera Aiosa. Lo trovo abbastanza
come posso dire, bizzarro, secondo lei il sindaco doveva investire su figure, su assessori anziani, mentre il sindaco ha investito su assessori giovani e non giovani, con competenze, visto che la vostra lista civica è la lista civica giovani se stesi, pensavo, no, voglio, è solo una battuta, comunque volevo dirvelo perché mi sembra abbastanza, cioè abbiamo assessori giovani e assessori non giovani, però hanno delle competenze, sono competenti gli assessori, basta, grazie. Grazie alla consigliera Antonioli. Attenzione un attimo che iniziamo la votazione. Prego. Allora, sottopongo a votazione la delibera numero 1, addizionale comunale all'IRPEF anno 2013. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 3, astenuti 5, favorevoli 15. Il consiglio approva. È giusto il suo voto, consigliere Titta Ferranti? È giusto? Andiamo avanti con la delibera numero 2, integrazione e modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 22, contrari 3, astenuti 4, favorevoli 15. Il consiglio approva. Delibera numero 3, integrazione al regolamento comunale per l'applicazione della TARSU. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 3, astenuti 5, favorevole 15. Il consiglio approva. Delibera numero 4, integrazione al regolamento comunale per l'applicazione della TOSA. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 5, astenuti 3, favorevoli 15. Il consiglio approva. Andiamo con la votazione della delibera. La delibera numero 5. Integrazione al regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23. Contrari 5, astenuti 3, favorevoli 15. Il consiglio approva. Passiamo alla delibera numero 6. Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Inizio votazione. Votazione.
Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Iniziamo con la seconda votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Passiamo alla delibera numero 7, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, tariffe anno 2013, comprensivo di emendamento approvato. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Anche per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Iniziamo con la seconda. Fine votazione. Presenti 23, contrari 7, astenuti nessuno, favorevoli 15. Uno disperso, il Consiglio approva. Ha sbagliato. Può correggere? Voto contrario, sì. Va bene. Andiamo avanti con la delibera numero 8, approvazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Consiglio approva. Anche per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 22, contrari 7, astenuti nessuno, favorevoli 15. Consiglio approva. Delibera numero 9, piano dell'alienazione e valorizzazione immobiliare per l'anno 2013, ex articolo 58 del decreto legge numero 112 del 25/6/2008, convertito in legge il 6 agosto 2008 numero 133. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Consiglio approva. Anche per questo è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Iniziamo con la seconda votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Andiamo avanti con la delibera numero 10, approvazione programma triennale lavori pubblici 2013-2015, comprensiva di emendamento approvato. Inizia votazione. Fine votazione. Presenti 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva.
passiamo alla delibera numero 11, approvazione piano generale di sviluppo 2013-2017. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, 8 contrari, astenuti nessuno, favorevoli 15. Il Consiglio approva. Per questa delibera è prevista la seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 8, astenuti nessuno, il Consiglio approva all'unanimità. Favorevole 15. Ah, non l'avevo detto? No. Ah. Passiamo alla delibera numero 12, approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, della relazione previsionale e programmatica 2013-2015, del bilancio pluriennale 2013-2015 e degli allegati di bilancio di previsione 2013. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Per questa delibera è prevista la seconda votazione. Per l'immediata eseguibilità. Inizia votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti 23, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 15. Consiglio approva all'unanimità. No. Approva. Scusate, sono stanco. Non ce ne sono più di delibere, quindi vi auguro buonanotte a tutti e ci vediamo lunedì il giorno 8. Grazie.